Allora, buongiorno a tutti, ben ritrovati qui oggi con l'ultima giornata dei laboratori dal basso. Oggi siamo in compagnia del dottor Simone Barbato, che avete avuto modo di conoscere già ieri. Lui è il presidente dell'associazione di Emotional Manager, nonché collega della dottoressa, insomma l'abbiamo conosciuto anche un po' ieri. Lui è un life coach oltre che un emotional manager e oggi insomma approfondirà con noi queste tematiche dedicate che abbiamo già accennato ieri, un po' agli aspetti emozionali, un po' di cui insomma ieri abbiamo fatto accenno. Sarà con noi fino alle 13, come vi ricordo che poi dalle 14 di oggi pomeriggio fino alle 17 ci sarà l'intervento del professor Raucci. Vi auguro buon proseguimento, interagite come sempre, quello che Forland vi consiglia di fare quante più domande, tanto i docenti sono qui anche per questo, quindi appositamente. Quindi vi do un buon lavoro. Okay? Grazie. Riniziamo col microfono acceso. Sono Simone Barbato, mi occupo di formazione e più che altro il mio lavoro è proprio ricerca, cioè andare a comprendere, a capire quali sono le strategie di eccellenza per sviluppare le skill, per sviluppare quelle skill che sono inerenti sia al management sia allo sviluppo del potenziale umano. Questo lavoro è stato qualcosa che mi ha appassionato sin da piccolo. E mi sono così ritrovato a studiare le strategie d'eccellenza anche, soprattutto, psicologiche, emozionali. Ci sono dei piccoli segreti che alla fine le persone di successo riescono a porre in essere. Questi segreti in realtà sono strategie anche abbastanza antiche, che si conoscono da tanto tempo e che comunque applicate anche oggi ci danno la consapevolezza e una certa determinazione per riuscire ad ottenere gli obiettivi in modo più veloce, dinamico e concreto. Questo tipo di cultura quindi è qualcosa che io invito a considerare nell'ottica di qualcosa di soggettivo innanzitutto. Cioè noi quello di cui parleremo oggi deve essere qualcosa che andiamo a riportare sicuramente su noi stessi, ma poi innanzitutto dobbiamo verificare. Quindi non prendete per oro colato tutto quello che diciamo, sperimentatelo prima però. E questo è il messaggio che voglio darvi. Sperimentate quello che diciamo ed eventualmente adattatelo a voi. Noi qui parliamo di modelli, parliamo di teorie, ma anche di pratiche che hanno avuto sicuramente efficacia in molti casi. Quando parliamo di persone di successo, intendiamo persone capaci di far accadere le cose. Quindi successo lo intendiamo come il participio del verbo succedere, cioè far accadere. E partiamo dal presupposto che se sono capace io di far accadere qualcosa, puoi essere capace anche tu se sai come farlo. Quindi ci sono delle dinamiche che, ripetute, comprese e adattate a se stessi, possono aiutare le persone a raggiungere gli obiettivi più velocemente. Gli obiettivi che vogliamo raggiungere quindi quali sono? Facciamo un attimo un elenco degli obiettivi che le persone possono avere nella vita. Ieri li abbiamo anche un po' visti, aiutatemi a ricapitolarli. Quali sono gli obiettivi? Delle persone in generale. Miglioramento della propria vita. Quindi riguardano sicuramente la vita. Poi? Lavoro. Ok, soldi. Ok. Famiglia, poi? Quindi, relazioni. E vedete che se andiamo avanti, alla fine poi tutto può essere un po' riconducibile a questo tipo di... C'è la crescita spirituale, c'è la crescita personale, che può essere comunque qualcosa che è riconducibile alla vita. Comunque noi abbiamo una serie di obiettivi da raggiungere e sono anche molto differenti tra di loro, perché tra qualcosa che riguarda i soldi e la famiglia c'è un contrasto davvero netto. Cioè qui parliamo di qualcosa di materiale, qui parliamo di qualcosa di intimo. Qui parliamo di qualcosa che deve essere pianificato, abbiamo bisogno di strategia, abbiamo bisogno di conoscenza e qui parliamo di qualcosa che invece
tocca sempre la conoscenza, ma è qualcosa davvero di interiore. E allora ci dobbiamo rendere conto che dobbiamo andare a porci nei rispetti, dobbiamo essere pronti a capire che dobbiamo ragionare in modo integrato. Innanzitutto non c'è un'unica soluzione e dobbiamo renderci conto quindi che dobbiamo iniziare a far mediare le emozioni con la mente, con l'ambiente, l'organizzazione. In realtà questo è l'acronimo appunto di AIM, che è il modello di cui parleremo anche oggi, ambiente, emozioni, mente. Questo significa in che modo le mie emozioni influiscono sulla mia mente, determinando qualcosa che può farmi stare bene o male. Io conosco persone che sono vittime delle loro emozioni, le conoscete anche voi, persone che non riescono a gestire l'ansia, gli attacchi di panico, la depressione, persone che non riescono a motivarsi. Ora la mente a sua volta torna ad influire sulle emozioni, perché io in realtà un attacco di panico posso crearmelo con la mente. Posso demotivarmi con la mente, quindi io con la mente vado a privarmi delle mie emozioni, della mia motivazione, perché magari mi ripeto una serie di concetti che anziché tirarmi su mi buttano giù. Quindi è tutto molto collegato. Quando innescolo un circolo vizioso qui, chiaramente questo circolo vizioso va a riverberarsi sul mio ambiente, quindi me lo porto in famiglia, nel lavoro, nell'ambiente circostante. Questo ambiente circostante che a sua volta torna ad influenzare le mie emozioni e la mia mente. Quindi è tutto davvero collegato. A questo punto noi dobbiamo renderci conto che quando parliamo di management, quando parliamo di crescita personale, il lavoro da fare non è semplice. Perché altrimenti appunto tutti sarebbero felici e tutti sarebbero realizzati. Il lavoro è complesso ed è un lavoro che non finisce. Quindi non pensate di uscire da questo corso con la chiave, esatto, uscite da questo corso con una serie di strumenti che potete utilizzare ogni qualvolta ne avrete bisogno. Chiaramente la differenza tra chi fa questo tipo di formazione e chi non la fa è che voi avete degli strumenti, quindi se succede qualcosa potete mettere la mano in tasca e prendere lo strumento giusto. Chi non fa questo tipo di percorso lo strumento non ce l'ha, quindi va a caso. Noi invece non parliamo più di caso, ma parliamo di causa. Dobbiamo essere noi la causa delle azioni che andiamo a far accadere. Quindi c'è questa differenza. E noi oggi parleremo di intelligenza emotiva. Che cos'è l'intelligenza emotiva? Chi è che ha intelligenza emotiva qui? Quindi l'intelligenza emotiva effettivamente è qualcosa che tocca la sensibilità umana. Allora è qualcosa che sicuramente tocca la mente razionale innanzitutto e la mente emozionale, cuore e mente. Ora io vi chiedo, cos'è più importante? La mente razionale o la mente emozionale? Cos'è più importante, il cuore o la mente? Ma qual è più importante? Dovete dirmi qual è più importante. Sicuramente il cuore è la forza più forte. Allora, in realtà volevo trarvi in inganno, sono importanti tutte e due. Perché è come se vi chiedessi cosa preferite avere, le mani o le gambe. Ok, per essere completi dovremmo avere tutto. Quindi noi, quando parliamo di intelligenza emotiva, da oggi in poi rendiamoci conto che dobbiamo far relazionare in modo armonico queste due entità tra di loro. Dobbiamo fargli fare l'amore a queste due entità. Devono comunicare. Allora non poniamoci più rispetto ad una vecchia concezione che è quella: io sono una persona razionale, io sono una persona emotiva. No, non è che sei,
è che in questo momento non stanno dialogando queste due entità. Allora capiamo come farle dialogare invece. Quindi qual è la più importante? L'abbiamo capito. Noi andremo a considerare quindi come una serie di andremo a considerare come il modello, appunto, che, di cui abbiamo parlato, ambiente, emozioni, mente, va ad applicarsi sia sul campo del benessere personale. Il primo livello, infatti, del modello AIM tocca l'ambiente, le emozioni e la mente, cioè qualcosa di totalmente soggettivo. Ad un secondo livello, però, questo modello va a toccare il management, l'etica e l'atteggiamento. Perché va a toccare l'atteggiamento? Perché se io ho un certo tipo di atteggiamento, vado a porre in essere un certo tipo di azioni. Se io non ho l'atteggiamento giusto, non vado a porre in essere un certo tipo di azioni. Non faccio delle cose. Quindi l'atteggiamento è la chiave di tutto. Pensate ad un venditore, il cui atteggiamento è: oddio, oggi non mi va di lavorare. Ma sai che? Non mi va neanche domani. Ma forse non è che sono un grande venditore. Ecco, questo venditore, secondo voi, venderà? Non venderà. Ma non è che non vende perché non è bravo. Non vende perché crede a quello che si sta ripetendo. Qualsiasi persona, ad esempio, se si impegna, può raggiungere dei risultati. Io sono consapevole di questa cosa, che sicuramente qualsiasi persona che si impegna può raggiungere dei risultati. Ora consideriamo in linea di massima tre macro risultati. Questo è il nulla, zero. Questo, diciamo, è il medio e questo è il top. Allora, qualsiasi persona, se inizia a dedicare tempo a qualcosa che vuole approfondire, sicuramente può fare questa crescita. Non potrà mai arrivare al top. Cioè, se io volessi giocare come Maradona, non potrei farlo, perché non ho probabilmente avuto le esperienze, non ho articolato i movimenti dei piedi come ha fatto lui da bimbo. Quindi probabilmente io non arrivo qui. Però se parto da zero, studio Maradona, mi impegno, mi alleno, io sicuramente riesco ad ottenere un buon risultato. Non posso essere eccellente, ma vado a migliorare il mio risultato. Qui però entra un altro discorso. Qual è la mia eccellenza? Cioè, quali sono le mie attitudini? Dov'è che posso riuscire davvero tanto perché amo quello che faccio? E quando lo individuo, io il top lo raggiungo. E per me raggiungere il top significa, in sostanza, fare qualcosa che ti fa stare bene, qualcosa che ti piace davvero, qualcosa che ti consente, esatto, di provare un'emozione. Perché alla fine noi viviamo per emozioni. Allora, se io vi dicessi, vi facessi una domanda e vi chiedessi di cosa si nutre il vostro inconscio, c'è anche una discoteca a fianco. Ah, è la prova pratica finale. Allora, l'inconscio, secondo voi, da cosa è sostenuto? Da cosa si nutre? Dalle emozioni. Infatti persone che sono deprivate dalle emozioni sviluppano poi delle disfunzioni. Quindi l'emozione è tutto. Pensate che finanche l'attacco di panico può essere spiegato con questo concetto emotivo. Perché una persona che ha un attacco di panico in realtà deve rendersi conto che quello è un segnale del suo corpo, del suo inconscio, che gli sta dicendo: la tua vita è piatta. Non stai facendo le cose che ami fare e quindi io, in sostanza, siccome da te non sto provando emozioni, non me le stai dando, te le faccio provare in quest'altro modo. L'ansia è la stessa risposta. Quindi noi, quando non proviamo emozioni, perché non andiamo a prendercele, è come se il nostro inconscio, pur di sopravvivere, ce le andasse a donare in un modo che probabilmente non è consono per la nostra parte razionale, perché ci fa stare male un attacco di panico o l'ansia. Però per il nostro corpo quello è l'unico modo per sopravvivere. Quindi rendiamoci conto di quanto sia importante la realizzazione personale.
Bravissima. Perché noi poi dobbiamo distinguere una cosa molto importante. Allora, quando parliamo di realizzazione economica o parliamo di realizzazione interiore? Io preferirei mille volte questa, perché se ho questa, senza questa, mi sento un nulla. Allora io preferisco e ho preferito realizzarmi prima qui, lavorando su me stesso e cercando di costruire un certo spessore interiore, e una volta realizzato questo, mi sono potuto con più tranquillità dedicare magari a lavorare in un ambito che mi desse delle soddisfazioni economiche. Sono strategie, però sono strategie che devono diventare un po' quotidiane, nel senso che un investimento su se stessi è qualcosa che puoi fare di continuo. Cioè la tua giornata di 24 ore puoi dedicarla a fare qualcosa che sia costruttivo per te un pochino alla volta, in modo tale che ti ritrovi dopo 6 mesi ad aver comunque costruito qualcosa. Deve essere questo un lavoro, la crescita personale, che non deve impegnarci e toglierci energie, ce le deve dare. Deve diventare un hobby, una passione. Leggere un libro non deve essere una tortura. Io ho letto molti più libri dopo l'università che durante l'università, perché durante l'università mi obbligavano a leggere dei libri perché dovevo fare degli esami. Finita l'università sono riuscito a poter trovare il tempo per leggere le cose che amavo. Quindi deve diventare un hobby. È l'unico modo per far sì che questo discorso vada a crescere. Ascoltare le proprie emozioni non è un lavoro. Non puoi programmarlo. Devi soltanto iniziare a farlo. Capire poi qual è l'errore, come migliorare il tiro. Anche lì è qualcosa che si fa, ma non come un lavoro, perché altrimenti viene a noia. Deve essere qualcosa appunto che iniziamo ad amare. Allora chiaramente il mio atteggiamento condiziona la mia etica. La mia etica condiziona il mio modo di operare anche nella vita, nell'azienda, nel lavoro. Ed è tutto autoinfluenzante, perché se ho un certo stile manageriale non potrò avere un certo tipo di etica e quindi il mio atteggiamento sarà di un certo tipo o di un altro tipo. Abbiamo anche un terzo livello, perché questo è un modello completo, va a toccare un po' l'essere umano in tutta la sua essenza. E quindi abbiamo un livello di meditazione attraverso cui noi andiamo a comprendere la nostra energia, perché noi abbiamo un'energia. Un'energia che addirittura può essere rilevata da strumenti elettronici. Possiamo vedere la nostra energia su dei monitor. Quindi questa energia è qualcosa che, se conosciuta ed utilizzata in un certo modo, va a potenziare, può essere canalizzata, può essere utilizzata, altrimenti un'energia che resta lì, potenziale, e che è utilizzata a caso. Si regola da sola, però diciamo che non viene ad essere potenziata perché non è convogliata. E la nostra energia ci porta a conoscere poi la nostra anima, la nostra vera essenza. Quindi è un percorso che ci porta alla consapevolezza di noi stessi. È qualcosa di profondo? Sì, sicuramente. Ma non possiamo dedicarci solo a cose superficiali però nella vita, eh? Io vorrei che le persone si dedicassero a cose superficiali con uno spirito profondo. Sarebbe interessante questa cosa qui. È un atteggiamento questo qui. Noi lo chiamiamo atteggiamento dell'emotional manager. Ora, l'emotional management è l'accostamento di due concetti che di solito sono distinti, cioè un'organizzazione manageriale rispetto a un certo tipo di approccio emotivo che di solito non è visto bene insieme al management. Ma invece è proprio questa la potenza di questo strumento, è proprio questa la nuova filosofia che anche in questi anni sta esplodendo nelle aziende, cioè avere un contatto più intimo con se stessi per riuscire a lavorare meglio, per stare meglio, per realizzarsi.
allora noi ci rendiamo conto che le emozioni fino ad oggi sono state viste in modo davvero negativo, perché le emozioni come le abbiamo considerate? Come qualcosa da reprimere, come qualcosa innanzitutto che da considerare come poco importanti. Ma immaginate fino a qualche anno fa un ragazzo che manifestava la sua sensibilità, era visto magari non come un uomo. Immaginate nel profondo sud una persona che manifesta, un ragazzo che manifesta la sua emotività, come viene considerato agli occhi del paese. Veniamo da questo tipo di cultura, veniamo da un tipo di cultura in cui la mente razionale e la mente emozionale sono messe in contrapposizione tra di loro, senza capire che queste due menti devono dialogare di continuo, e noi dobbiamo capire che devono dialogare. Quindi le emozioni sono state accantonate, negate, rifiutate, rimosse. Noi veniamo da questo tipo di cultura che è devastante. Allora, che cos'è l'intelligenza emotiva? È la capacità di armonizzare il pensiero con i sentimenti. Quindi è qualcosa di complesso, perché io devo capire e sentire. E c'è una differenza tra pensare, capire e percepire nel profondo. È qualcosa davvero... è distante. Ma la nostra sfida è proprio questa, unire queste due entità. Quindi la capacità di armonizzare la parola con i vissuti emotivi. Io devo imparare a parlare di quello che provo, altrimenti non riesco ad essere intelligente emotivamente, se non riesco a mettere in parole il mio vissuto emotivo. Quindi capacità dialettica di spiegare a se stessi e agli altri ciò che si prova. E poi di andare appunto a mediare, a armonizzare appunto la dimensione mentale con la dimensione affettiva. Quindi al posto di dire no, le emozioni sono qualcosa che non riesco a gestire, le metto da parte, oppure dire no, io sono una persona emotiva, non riesco ad essere vigile su alcune dinamiche perché sono mentalmente... sono cose che non ci dobbiamo più convincere di queste cose, ci dobbiamo invece convincere di questa integrazione. Ora è anche difficile parlare di intelligenza emotiva, perché è come se io vi dicessi a parole, vi volessi spiegare a parole, in modo preciso, scientifico, come si fa l'amore. Potrei riuscirci. Cioè, potrei spiegarvi l'atto meccanico. Però voi, una volta compreso a livello mentale l'atto meccanico, come potreste percepire l'essenza di quell'atto? Non potreste farlo. Quindi questo è qualcosa che potete fare solamente voi, nella segretezza del vostro cuore, oserei dire. C'è qualcosa di intimo. È qualcosa di intimo perché riguarda appunto l'unione di più fattori che ci portano alla conoscenza. Cioè io mi devo rendere conto che devo capire, osservare, provare, e quindi devo utilizzare non solo gli occhi e non solo il cervello, ma anche il cuore, queste tre entità. Quindi devo imparare a riconoscere le emozioni, a provare le emozioni e a pensare alle emozioni in un certo modo. Questo è quello che noi chiamiamo intelligenza emotiva. Questo è quello che noi chiamiamo empatia. Ora, la cosa interessante dell'empatia, sapete che cos'è l'empatia? Ne parleremo tra un attimo. La cosa interessante dell'empatia è che l'empatia ti dà modo di vivere il vissuto emozionale di un'altra persona, di provarlo, quindi di capire quella persona e di capirla appieno, perché ne cogli questo livello così profondo che è il 90% di una persona rispetto ad un 7% razionale, no? Allora, a livello empatico, quando io mi sposto su questo livello empatico e riesco a conoscere le persone a quel livello, è come se io iniziassi a vivere centinaia di vite, tutte le vite delle persone che incontro,
Perché la persona non è più una stretta di mano, ciao, mi chiamo Flavio, mi chiamo Giorgio. E ciao, mi chiamo Flavio, mi chiamo Giorgio e questo è il mio vissuto emotivo. E tu che sei empatico lo percepisci. Ti arricchisci in una maniera spettacolare da questo punto di vista, perché riesci a cogliere davvero il ricco mondo interiore della persona che ti è di fronte, che ti sta di fronte. A quel punto capisci come parlare con questa persona. Capisci che problemi ha avuto, non quali, ma ti rendi conto magari di qualche limite, di qualche blocco, ti rendi conto della potenzialità della persona, espressa o inespressa. Allora a questo punto come fai a sapere se hai intelligenza emotiva? Dobbiamo interrogarci. Allora l'intelligenza emotiva prevede una serie di competenze. Innanzitutto la capacità di riconoscere, rispettare e mettere in parola il mondo soggettivo dei sentimenti e delle emozioni. Se quando sono incazzato non mi rendo conto che sono incazzato o non lo ammetto, io non ho intelligenza emotiva. Se quando ho paura non mi rendo conto che ho paura sia durante che dopo, significa che io non ho intelligenza emotiva, ancora non ce l'ho intelligenza emotiva. Quindi io devo essere capace, per avere intelligenza emotiva, di ragionare su un arco temporale. Provo l'emozione. Questa è la linea del tempo. Allora, e qui diciamo che ci mettiamo l'intensità emotiva. L'intensità emotiva. Allora, che succede? Se io ho un picco emotivo, io devo rendermi conto sia nel momento, ad esempio adesso, quindi quando provo qualcosa, mi devo rendere conto di cosa sto provando, cosa difficile, perché se le persone riuscissero a capire questa cosa qui non si incazzerebbero, non avrebbero una serie di esternazioni emotive. Quindi innanzitutto devo capire questa cosa qui. Dopodiché io devo andare a concepire questo livello anche in un tempo più uno, quindi domani, dopodomani. Cioè devo andare a rielaborare quel vissuto emotivo senza rifiutarlo, senza negarlo. Cosa che viene facile, lo neghi, lo rifiuti, lo cancelli, e invece no, perché ti arricchisce. Riflettere sulle tue emozioni ti arricchisce, perché è empatia con te stesso. Allora io voglio essere empatico con te e non lo sono con me. Non esiste. Allora il primo modo per essere empatici qual è? Ascoltarsi, conoscere se stessi. Qui torniamo alla filosofia degli antichi greci. Conoscere se stessi. Perché se non vado appunto a capire quello che provo, se non vado a riconoscerlo, se non vado anche ad accettarmi come sono, io come posso pretendere di avere intelligenza emotiva? Non l'avrò mai, non avrò mai empatia nei riguardi delle altre persone. Questo mi insegna tantissimo. Poi c'è da dire una cosa, che questo bagaglio culturale deve rimanere con me per tutta la vita. Cioè un'esperienza emotiva resta con me e può rimanerci a vari livelli. Cioè io ho un'esperienza emotiva, posso andare ad analizzarla da due punti di vista. Quali sono principalmente? Quello razionale e quello, dite, emotivo, e quello, bravi, e quello emotivo. Allora, a livello razionale, se l'analizzo solamente dal livello razionale, io rischio di andare fuori strada, perché mi do una serie di giustificazioni. Mi sono arrabbiato perché il tavolo era basso, e mica è colpa mia che mi sono arrabbiato, era il tavolo basso. Mi sono arrabbiato perché, ogni volta che noi utilizziamo la parolina perché, noi sappiamo che stiamo utilizzando una giustificazione a noi stessi. Non vogliamo accettare qualcosa, perché, perché, perché. Allora noi dovremmo capire le emozioni da un punto di vista sicuramente razionale, ma stando attenti, e sicuramente emotivo. Io dico sempre,
andiamo a spostarci un attimo sull'emotività, cioè capiamo che cosa è successo a livello emotivo, fermati a percepire come ti sei sentito, come ti sei sentita, cosa ti ha dato quella situazione, quell'emozione, cioè proprio arricchisci il tuo bagaglio emotivo, dopodiché ci andiamo a pensare su. Dopodiché ci fermiamo un attimo a dire, ok, è successo questo, è successo quest'altro. Se facciamo il contrario, rischiamo di sbagliare strada. Queste sono cose che io vi dico, ma dovete provarle. Perché effettivamente vi rendete conto che stiamo parlando di qualcosa di intimo, intimo, intimo. Che io, sinceramente, ho provato in vari modi. Mi sono avvicinato a questo tipo di esperienza, non studiandola, l'ho studiata dopo, l'ho prima provata, poi l'ho studiata. E come l'ho provata? Cioè io personalmente, come ho fatto ad avere questo livello di consapevolezza? Ad esempio rendendomi conto alle elementari che se un ragazzetto, un amichetto mi guardava storto, mi devastava emotivamente. Era qualcosa che mi dava un'emozione così particolare. Il fatto che qualcuno mi guardava storto o il fatto che qualcuno mi guardava e io pensavo che mi stesse guardando storto, quindi attenzione alla mente che mente, perciò si chiama mente. Ok, quindi tu mi guardi, mi stai guardando tranquillo, io però penso, ecco perché mi sta guardando e mi faccio quelle che il falegname chiama seghe mentali. Che mi fanno stare male, quindi ritorniamo al modello AEM in cui la mente influenza le emozioni e mi fa stare male e influenza l'ambiente. Allora a un certo punto mi sono reso conto che effettivamente in tenera età che c'era qualcosa che non funzionava, perché mi sono reso conto che io riuscivo a generare malessere in me con la mia mente, utilizzando una causa esterna. Non so se mi spiego. Qualcuno fa qualcosa fuori che non è neanche probabilmente collegato a me, io prendo questa cosa e la uso con la mia mente per stare male nelle mie emozioni. Quindi mi sono reso conto che c'era questo processo che si innescava. A questo punto ho detto, ok, se il processo è questo, piano piano, ho sviluppato questo livello di consapevolezza, mi sono reso conto che potevo fare il contrario. Che cos'è il contrario? Utilizzare bene la mente per stare ed avere delle emozioni positive. Utilizzare degli eventi esterni per avere delle emozioni positive. E funzionava. Anni dopo ho studiato queste cose e la teoria ha dato, diciamo, mi ha dato un modo anche per poter esprimere questi concetti. Poi la svolta c'è stata quando effettivamente ho iniziato a studiare ipnosi. Perché io con l'ipnosi, in realtà, che cos'è per me l'ipnosi? Avete letto che faccio ipnosi, no? C'è scritto Simone Barbato, esperto di un sacco di cose e ipnosi. Allora, che cos'è l'ipnosi? Quella di Giù Cascasella? No. Allora, l'ipnosi è semplicemente qualcosa che serve ad indurre uno stato di... Ok, di? Conoscete la trance? Conoscete la trance o il trance? Chi conoscete? Entrambi. Allora, l'ipnosi è qualcosa che serve a, ve lo spiego proprio in due parole, a destabilizzare la parte razionale per far sì che tu possa entrare nel tuo ricco mondo interiore, emotivo. Perché deve destabilizzare la parte razionale? Perché la parte razionale fa da censore. La parte razionale è il castello medievale blindato con il ponte levatoio che dice col cavolo che entri. Sto blindato. Guarda le guardie. T'avvicini, freccia, morto. Quindi l'ipnosi serve a destabilizzare la parte razionale per far sì che tu possa entrare dentro te stesso e scoprire questo ricco mondo interiore.
C'è chi la chiama ipnosi, c'è chi la chiama meditazione, c'è chi la chiama training autogeno, c'è chi la chiama consapevolezza, illuminazione. Sono tutti nomi diversi per un'esperienza che poi è la stessa. L'esperienza è la stessa. Il modo in cui la utilizzi è differente. Ad esempio, io posso usare un livello di trance per trovare il contatto con Dio. Ma se sono un dentista, io posso utilizzare il livello di trance per annullare il dolore e operare un'estrazione senza anestesia. E questa è medicina, non è che qui non portiamo dati soggettivi. Non possiamo parlare senza microfono. Che è stato fatto un intervento alla gola ad una cantante sotto effetto di ipnosi. Ormai sì, ma pensate che prima dell'anestesia il modo per operare in tempi insomma un pochino remoti era questo, era la trance, perché con la trance noi riusciamo a gestire i nostri processi dinamici biologici interni, quindi noi riusciamo a regolare il flusso sanguigno, riusciamo a gestire il dolore. Ad esempio con il respiro noi riusciamo ad andare in trance. Alle donne che partoriscono insegnano a respirare. Non possono fare un corso di ipnosi, ma utilizzano degli strumenti ipnotici. Quindi la trance che cos'è? O il trance, come preferite chiamarlo voi. Attenzione, è una situazione in cui non si è consapevoli. No, si tratta di consapevolezza, si è detto che anche consapevolezza non si può dire che è una... Allora, la trance è una situazione in cui non si è consapevoli. No, no, è una situazione in cui non si è consapevoli nel modo usuale. Si è consapevoli in un modo allargato. Ti dà un'esperienza allargata di comprensione degli eventi, della realtà e di te stesso. Ti dà un livello di comprensione emotivo molto più profondo e tra l'altro sei sempre, comunque, costantemente vigile a livello mentale, a meno che tu non vada in trance profonda. E allora succede che se vai in trance profonda sviluppi effettivamente una sorta di catalessia, una sorta di sonno, ma da cui ti svegli, perché poi le persone mi chiedono: ma che succede se vado in trance profondo e mi addormento? E che succede? Non succede nulla, succede che dopo un po' comunque ti risvegli. Quindi la trance è un livello di comprensione profonda da un altro punto di vista. Cioè noi qui andiamo in sostanza a comprendere, ad esempio, la sensibilità del nostro corpo, sono degli utilizzi, ma quanti di voi riescono a sentire, ad esempio, il battito del cuore sul dito? Provateci. E questo vi fa capire quanta dissociazione ci sia ormai tra il pensare e il sentirsi. Chi riesce a sentire il battito del cuore sul dito? Mettete il dito così. Ah, col pollice sì, c'hai l'indice difettato tu. No, avvicinando l'indice. No, vabbè, anche. Ok, esatto, così si sente di più. Ok. Senza toccare. Riuscite a sentirlo? Poi vedete che questi sono anche test per capire chi ha più sensibilità rispetto a chi magari ce n'ha un po' di meno. Allora, sappiate che se restate ancora ad ascoltarlo, tra un po' andrete in trance. Ma che significa andare in trance? Significa che restate focalizzati su voi stessi. Ed è un'esperienza meravigliosa, restare focalizzati su se stessi. Lasciando al di fuori tutte le preoccupazioni irrazionali delle tasse, delle bollette, o qualsiasi altra cosa non sia davvero importante per voi. In vacanza. Prima di andare in vacanza. No, lo devi fare nel casino della vita.
Esatto, sarebbe interessante se diventasse un'abitudine quotidiana, perché se diventa un'abitudine quotidiana effettivamente riesce a cambiare il proprio stile di vita senza troppo impegno. Sono andato in un monastero buddista a vivere quell'esperienza dell'essere un monaco buddista e quindi mi hanno investito di questo titolo, mi hanno fatto rasare le sopracciglia, mi hanno fatto rasare i capelli, che non è stato difficile, e ho indossato la tunica arancione. Ho fatto la vita che facevano loro per un periodo di tempo. E sono tornato da questa esperienza un po' deluso, perché volevo imparare ad andare in trance come facevano loro, in modo ancora magari differente da come lo faccio io. Solo quando sono tornato, dopo un po' di tempo, mi sono reso conto che in realtà loro lì non è che utilizzano la trance per raggiungere il contatto con il loro Dio, con il loro Buddha, in modo strutturato. Cioè non è che alle 10:18 loro fanno la preghiera andando in trance. Loro vivono in trance tutto il giorno. E io ho vissuto questa esperienza senza rendermene conto. Cioè loro vivono la giornata rilassata, in modo armonico. E questa è una trance. Ad esempio la trance è quando guidi e ti ritrovi a casa senza renderti conto che è passato il tempo. Quella è un'esperienza ipnotica di manipolazione temporale. Quindi la trance effettivamente che cos'è? È una percezione differente del mondo e di se stessi. Ora, se io vivo la giornata e passo appunto tutte le mie giornate a pensare in un modo che non è costruttivo per me, mi rende, tra virgolette, incazzato verso gli altri e verso il mondo. Bene, allora significa che io non sto ponendo in essere dei processi automatici che generano in me benessere. Pensate invece se io riuscissi, ma molte persone comunque lo fanno, magari non lo sanno, a vivere in modo più armonico i miei pensieri, ad essere più presente, a vivere nel qui e ora. Perché una delle cose che tra l'altro facciamo di continuo oggi, e che ci porta lontano dall'intelligenza emotiva, è quella di, sempre nella linea del tempo, è quella di vivere un evento X, ma mentre stiamo vivendo l'evento X pensiamo che abbiamo da fare l'evento Y. Mentre stiamo facendo l'evento Y pensiamo che potevamo fare meglio l'evento X. E questa è schizofrenia. Perché se io sto qui a parlare con voi oggi non posso pensare al corso di domani. Sarebbe da pazzi. Quindi anche un pochino allinearsi sul qui ed ora. Se io sto prendendo un caffè al bar con un amico, dovrei rendermi conto che devo godermi quell'attimo in tutta la sua essenza, perché poi non torna più. E questa è esercitazione, è continua pratica quotidiana. E questo tipo di concetto, anche lì nel monastero, mi è stato trasmesso, ma non con le parole, con i fatti. Sii presente. Prego, senza microfono. Allora adesso chi parla senza microfono 10 euro. Ok. Ah, deve pagare 10 euro. Certo. Okay. No, quando mi ha detto il fatto di, diciamo, assaporare quel momento in cui magari anche semplice gesto di prendere un caffè con un amico, oggi per esempio ci sono degli strumenti tipo il cellulare che quel momento ho notato io che in un momento che stai facendo una conversazione con una persona, zac, è venuto questo che ti ha interrotto, questo magari si stava creando una certa, diciamo, un dialogo costruttivo o anche emotivo, è venuto sto coso di chiamata di cellulare che ti ha letteralmente messo fuori binario e hai dovuto riprendere tutto il discorso, tutto quello, ma l'emozione è cambiata. Questo è il caso in cui l'ambiente va ad influenzare la situazione emotiva e mentale. Allora, in questo caso, noi dobbiamo renderci conto che effettivamente noi stiamo vivendo in una società che non ci sta aiutando.
ci sta uccidendo a livello economico, ci sta uccidendo a livello ambientale, è una società in cui noi siamo dei consumatori e dobbiamo consumare. Allora diventa ancora più importante riuscire ad avere degli strumenti per tutelarsi. Diventa importantissimo riuscire a tutelare la propria salute mentale. E nessuno ci pensa alla salute mentale, perché la salute mentale, noi andiamo a considerare sempre la salute come qualcosa di fisico. Ma è più importante la salute mentale o la salute fisica, secondo voi? Qui ve lo chiedo. Mens sano in corpore sano. Ok, però se io dovessi proprio scegliere, probabilmente preferirei la mentale. Cioè, se io dovessi avere un corpo perfetto, sano, ed essere mentalmente, forse preferirei... Soffri di più, perché esatto. Quindi preferirei probabilmente stare bene mentalmente e andare un pochino a discapito della fisicità. Ora, noi viviamo in questa società che ci attacca di continuo. Noi siamo vittime di attacchi. Ad esempio il telegiornale è qualcosa di devastante, che viene utilizzato come strumento di marketing, tra l'altro. Avete notato il numero di notizie negative nel telegiornale? Sì. E in percentuale quante sono? 99%. Esatto, noi davvero stiamo su una percentuale eclatante. Perché? Perché la vostra emotività ha bisogno di sfamarsi, di ricaricarsi. E come si ricarica? Con qualcosa che vi dia quella che io chiamo botta emotiva. Ok? La botta emotiva. Poi sta anche, però. Esatto. Perché si arriva a un certo punto dove il telegiornale io non lo guardo più. Bravissimo. Solo e soltanto cose negative. Perché hai sviluppato un livello di interesse e consapevolezza che ti hanno spostato. Ma sei uno dei pochi. Davvero sei uno dei pochi. Perché se come te ci fossero più persone, il telegiornale... sì, perché vedono che non c'è più l'ascolto. Invece siamo in pochi a fare questo tipo di scelta. Perché la notizia negativa ci interessa più di quella positiva? Perché siamo colpiti da qualcosa che è lo sfracellamento umano. Siamo colpiti da questo tipo di notizia. I giornalisti lo sanno, tant'è che i fatti di cronaca stanno in prima pagina. Ora, io non è che non voglio sapere la cronaca, ma a me non interessa sapere il pezzo di cervello a che punto della casa è stato ritrovato. Non mi interessa vedere la scia di sangue sul muro. E allora noi dobbiamo riconoscere tutta questa messa in scena, perché è una manipolazione. Serve semplicemente a far sì che tu resti così davanti alla televisione. E fino a quando resti così davanti alla televisione, non sviluppi consapevolezza per allontanarti dalla televisione. Perché non tutti hanno la fortuna di allontanarsi da questo tipo di formazione, da questo tipo di informazione manipolata. Perché poi siamo bombardati, a livello di cronaca l'abbiamo detto, e a livello economico c'è crisi. Botta emotiva, che fai? Spegni la televisione mentre ti stanno dicendo che c'è crisi? Vuoi capire come si può risolvere questa crisi e rimani lì. Ora, la crisi è un altro concetto che è razionale e in quanto tale non esiste. Mentre quelle positive? Allora, quelle positive sono notizie che paradossalmente, dette dal telegiornale, ci attraggono di meno, perché quelle positive noi le dovremmo vivere, non le dovremmo sentire. Quelle positive, voi siete più attratti da un incidente stradale o da una sposa? Cioè, dove vi fermate? Che state camminando, cioè da una parte un incidente, dalla parte la sposa. Che vi fermate a vedere? L'incidente, la sposa. Le donne. E infatti. Allora ci dobbiamo rendere conto che le notizie positive sono più difficili da dare, ma sono le notizie della ricerca scientifica, sono le notizie della ricerca tecnologica, sono applicazioni che ci possono far star bene, che non vengono date. Perché? Perché purtroppo noi dobbiamo sentire e vedere Maria De Filippi che fa urlare una serie di fessi in TV,
oppure dobbiamo sentire Barbara D'Urso che crea dibattiti meravigliosi sul nulla. E stiamo lì così a vedere il Grande Fratello in cui si litigano tra di loro. E il nostro grado di cultura si spegne lentamente insieme. Percepisco una domanda senza microfono. 10 euro per la signorina. Chi passa a riscuotere? No, la cosa che ha detto sulle emozioni negative mi ha fatto riflettere sul fatto che ad esempio i miei fratelli a casa, ma anche molte altre persone, hanno notato che si appassionano molto a questi telefilm recenti, molto violenti. Cioè adesso tutti i telefilm, le saghe, sono molto violente, si vede molto sangue, e ho notato una specie di, come se fosse una droga, cioè non ci si riesce a staccare. E forse è la stessa, più o meno lo stesso meccanismo del esatto. Telegiornale. Sì, è proprio lo stesso applicato lì. Allora noi effettivamente abbiamo il nostro corpo che è organizzato per vivere in termini di dipendenza, perché noi abbiamo dipendenza dall'ossigeno, abbiamo dipendenza dal cibo, ma non dipendenza malsana. Cioè il nostro corpo è dipendente dal cibo, perché se non glielo dai te lo richiede. È dipendente dall'ossigeno, è dipendente dall'acqua. Abbiamo una serie di dipendenze. Quindi chiaramente è facile introdurre in un sistema che è organizzato sul principio di dipendenza, è facile introdurre un altro livello di dipendenza, che sono le droghe, la dipendenza appunto che viene spostata sul livello emotivo, dipendenze di altro tipo. Perché noi purtroppo lavoriamo in questo modo. Allora l'unico modo per andare a vincere questo sistema è la conoscenza, dopodiché la comprensione, perché se non c'è la conoscenza io non so proprio che il problema esiste, e quindi come lo risolvo? Quindi la conoscenza. Ma la conoscenza fino a se stessa è razionale. C'è la comprensione che è emotiva e ti fa capire la tua situazione proprio qual è. A questo punto tu puoi intervenire e quindi puoi scegliere e puoi organizzarti. Di solito una dipendenza si vince sostituendo qualcosa con qualcos'altro, almeno all'inizio. Perché non posso lasciare il mio inconscio a stomaco vuoto. Perché la dipendenza che fa? Allora, la dipendenza mi nutre. Andiamo ad immaginare il nostro inconscio, poi facciamo una pausa, andiamo a immaginare il nostro inconscio come un contenitore emotivo. Dovete immaginare il vostro inconscio come lo stomaco. Lo stomaco di cosa si nutre? Beh, siete preparati però. Lo stomaco si nutre di cibo. E il cibo come può essere? Ok, diciamo sano o non sano? Cioè io posso mangiare una bella insalata sana, senza pesticidi, oppure una frittura fritta da McDonald's con l'olio che ha ricomprato da Burger King. Mi sono inventato sta cosa. E quindi sicuramente non mi fa bene come un piatto di frutta. Un hot dog schifosissimo con una serie di salse mi piacerà a livello di gusto, ma non mi fa bene come un'insalata, la frutta, la verdura. Però mi saziano entrambe, o no? A questo punto però accade un discorso. Nel nostro stomaco, quando diciamo il cibo viene smaltito, si abbassa la soglia del cibo che abbiamo, quindi inizia ad esserci il fabbisogno della fame, succede che raggiunta la soglia di fame, appunto, il nostro inconscio ci suona un campanello e ci dice: hai fame, nutriti. Hai sete, bevi, giusto? Quando si raggiunge questa soglia, che noi, ognuno ha la sua, noi avvertiamo questo campanello che dice: hai sete, hai fame, devi andare in bagno, ok? Quando noi avvertiamo questo campanello, non stiamo tanto a capire determinate situazioni, ci buttiamo su quello che troviamo. Abbiamo fame, mangiamo, e quindi che mangi? Le patatine, se le trovi, quelle trovi, la pizza, hamburger,
quello che trovi mangi, perché qualsiasi cosa che tu introduca nel tuo stomaco, anche la segatura, lo riempie, senti il senso di sazietà e stai a posto. Ed è più facile purtroppo trovare questo anziché questo, perché questo va costruito, va trovato, va ricercato. Il nostro stomaco sta a posto, il nostro inconscio è uguale, si nutre di emozioni. Questo infatti io lo chiamo il contenitore emozionale. Voi siete dei contenitori emozionali, scusate se vi do questa definizione, ma siete dei contenitori emozionali. Se non vi riempite voi di cibo sano, il vostro inconscio si organizzerà per riempirsi lui quando raggiunge la soglia limite, perché se questa soglia non viene rispettata, si sviluppano una serie di disturbi che poi diventano anche gravi. Allora che succede? Siccome non trova la positività, si nutre di negatività. I media sanno questa cosa e ci soddisfano con una serie di emozioni negative. Vi è capitato di perdere la calma con qualcuno in ufficio? Così, ti fermi, dici, ma perché ho perso la calma? Avevi bisogno di un'emozione. Se facevi, ad esempio, qualche pratica che ti riempiva di emotività positiva, non avresti sfociato in quel modo. Quindi le persone, ad esempio, che sono molto ansiose, molto nervose, che provano attacchi di panico, tutta questa gamma di emotività negativa è dovuta dal fatto che la persona non ha una vita emotiva sana. Punto. Evidentemente non ha hobby, evidentemente non riesce a capire quali sono le sue passioni, non riesce a riempirsi di emozioni positive. Il paracadute. Come si chiama colui che usa il paracadute? Il paracadutaio. Il paracadutista. Allora, il paracadutista, quando si paracaduta dall'aereo, effettivamente prova una botta di adrenalina così forte che si riempie il proprio contenitore emozionale con un'emozione che lo farà stare bene per un certo periodo di tempo. Perché quella è una botta di adrenalina molto forte. Chiaramente, quando finisce, lui dovrà riempire di nuovo il contenitore emozionale. Ora, questo modo per riempire il contenitore emozionale non è sano, perché lì è una botta troppo forte. Io non posso buttarmi con il paracadute ogni giorno, ogni settimana, a meno che non lo faccia per lavoro. Quindi noi dobbiamo trovare forme un pochino più semplici per riuscire a riempirci di positività. E dopo la pausa vedremo come si fa. Abbiamo delle domande. Si è prenotata... Ah, eccolo qui. Grazie. Lei o tu? Lei. Voi, noi, loro. È stato detto che la crisi non c'è, non esiste. In realtà, per quanto riguarda la mia esperienza di vita, esiste per la vita. Cioè, io l'ho vissuta, la crisi economica e quindi familiare, tutto interconnesso, no? Perché hai fatto questa affermazione? Ok, due parole su questo concetto. Allora, la crisi è collegata ad un sistema contabile che noi abbiamo definito in euro. E questo sistema contabile è quello che regge l'Italia e fa parte di un sistema più grande che è l'Europa. Ora, il discorso è questo. Siccome hanno abituato il popolo italiano a vivere, cioè l'economia, la storia, ci ha abituato a vivere ad un livello di standard più alto rispetto a quello che oggi ci possiamo permettere. Quindi questa discrepanza per noi è crisi.
Però io il discorso della crisi vorrei, in realtà vi sto spiegando questa cosa in un modo più sociale, perché se andiamo poi a livello economico, andando a capire che cosa, quali manovre ha fatto l'Europa con tutta una serie di manovre fiscali per far sì che diventassimo più poveri, che poi sono oggettive, diciamo entriamo in un ambito un po' ostico che va al di fuori del seminario oggi. Quindi manovre che però sono state fatte, perché noi, voglio dire, prima dell'euro stavamo in grazia di Dio. Quindi entrando in Europa noi abbiamo, diciamo, accettato dei patti e quindi ci siamo accollati dei debiti, proprio detto in modo semplice, dei debiti che prima non erano i nostri. Ci siamo accollati un certo regime di cambio che non avevamo e quindi di conseguenza maggiore indebitamento, ok? Quindi è come se tu avessi la tua azienda, io la mia, ci fondiamo e di conseguenza fondendoci tu devi rispondere a me di quello che inizi a fare, di quelle che sono le tue scelte e di conseguenza devi anche andare a colmare alcuni parametri che però ti ho detto io, che prima non erano i tuoi. Quindi questa è la situazione tristissima in cui siamo, che purtroppo ci hanno venduto e noi l'abbiamo comprata. Ad un altro livello, più sociale, noi dobbiamo renderci conto che la crisi non esiste, perché in realtà oggi noi viviamo ad un livello che i nostri nonni se lo potevano scordare. Allora io mi chiedo, dov'è la crisi? Oggi o all'epoca dei nostri nonni? Cioè, quante persone qui hanno una macchina? Hanno un'auto? Tutti quanti. All'epoca dei vostri nonni, i vostri nonni avevano tutti quanti un'automobile? E quante persone di voi hanno il telefonino? Quante persone di voi hanno abiti firmati? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo per dire che cosa? Che noi abbiamo prima alzato il nostro livello, il nostro standard, e poi purtroppo oggi non riusciamo più a mantenerlo. Allora oggi le persone mi dicono io ho perso il lavoro. Ma all'epoca dei nostri nonni chi è che aveva il lavoro? Nessuno aveva il lavoro, andavano a trovarsi il lavoro nei campi, al mercato e facendo un certo tipo di attività, piccola imprenditoria, c'era quello che faceva la sedia, quello che faceva la sella per i cavalli. Allora noi, quando poi andiamo a rinquadrare in quest'ottica, ci rendiamo conto che effettivamente la crisi è qualcosa che ci hanno venduto. Perché? Perché se siamo in crisi significa che effettivamente dobbiamo pagare più tasse e queste tasse vanno a chi ne può usufruire, che non siamo noi. Non so se ti ho risposto, ovviamente non è così semplice poi parlare di questi argomenti, però è un discorso fumoso la crisi, cioè non... è come se io ti dessi la Ferrari, ti faccio guidare la Ferrari per un paio d'anni, dopodiché ti dico, senti, mo, ridammela e prenditi sta bicicletta, rimani così. Se noi riusciamo però a renderci conto di questo meccanismo e riusciamo anche un pochino ad abbassare le nostre aspettative, allora a quel punto la crisi non esiste più, almeno dentro di noi. Esiste invece che dobbiamo porre in essere una serie di azioni per sopravvivere, ma come facevano i nostri nonni però, quindi diventa normale. Poi tra l'altro c'è da dire questo, io oggi, sicuramente non è il caso vostro, però io conosco delle persone che vanno a lavorare per 7, 8, 900 euro al mese, 1000, 1200, e poi con questi soldi vanno a comprarsi ogni 3 mesi l'ultimo modello di cellulare. Allora la crisi se la stanno provocando loro se poi non hanno i soldi per fare altro, cioè attenzione, perché se io compro un telefono da 600 euro o me lo posso permettere oppure non devo comprarlo sto telefono da 600 euro, non so se mi spiego. Conosco persone che si comprano le macchine di un certo tipo e non le possono mantenere, cioè quindi dobbiamo renderci conto che la crisi oggi ci porta a fare un pochino il passo più lungo della gamba, perché noi siamo stati abituati che lo potevamo fare il passo più lungo della gamba, però oggi non è più così, oggi non è più così perché purtroppo con questa manipolazione noi siamo in vera e propria aggressione da parte di una serie di potentati economici internazionali
che hanno fatto e stanno facendo all'Italia quello che prima hanno fatto alla Grecia. Ora tocca a noi. Perché vedete che l'Italia è interessante, è l'unico paese al mondo che ha una storia pazzesca, con dei monumenti che non trovi da nessun'altra parte, con una cultura unica, e quindi fa gola a queste persone che stanno svalutando il nostro paese per comprarselo. E purtroppo è così, è una cosa tristissima e dobbiamo avere il coraggio e la forza di renderci conto che quando parlano e parlano e parlano di queste cose ci stanno riempendo la testa di cazzate in realtà. Perché noi non abbiamo nulla da invidiare a nessuno e siamo stati solamente così fessi da comprarci il debito di altre persone. Ho sentito dire, e questo lo devo ancora verificare, giusto per farvi capire in che cultura viviamo, io spero di dare un piccolo contributo per il cambio di questa cultura, sono venuti i Rolling Stone in Italia, sono andati a Roma. Ora hanno suonato anche in Inghilterra, mi sembra, e in Inghilterra gli hanno chiesto per l'organizzazione 900.000 euro, per l'organizzazione. Sapete quando gli ha chiesto Roma per l'organizzazione? Quanto? 7.000 euro. Questa è l'Italia, cioè il concerto di Rolling Stone l'avete pagato voi con le vostre tasse. No, no, era l'organizzazione del loro hanno suonato lì al Circo Massimo. Ecco, Roma, per organizzare il Circo Massimo, ha chiesto, erano lì sono 8.000 euro, 7.000 euro. Significa che ci abbiamo rimesso, perché se andavate a vedere lo spiegamento di forze che c'era per gestire tutta quella massa di persone, significa che in sostanza... ha portato nelle casse di Roma 1 milione di euro, perché l'indotto che si è creato ha creato 1 milione di euro. Bar, eccetera, no? Ok, ma voglio dire, fitta ad un gruppo che può permettersi di pagarsi 2 lire in più, cioè non sappiamo fare economia, non sappiamo fare business, siamo così noi italiani. Sì, ma solo in Italia succedono queste cose. Lì non c'è la crisi. Lì non c'è la crisi. Perché ci sono persone che sono andate anche senza soldi. Però dicono, io è mio, cosa che bello. Lì si vede. Ma quello fa parte dello svago. Lo svago, sì. Ma se non posso fare io, voglio andare a Helsinki a fare una vacanza. Ma se non posso, lo vedrò sui giornali. Cioè, purtroppo noi dobbiamo renderci conto che dobbiamo abbassare un pochino le nostre aspettative, perché non possiamo più tenere, cioè a meno che non abbiamo creato qualcosa per poterlo mantenere, quel tenore di vita non lo possiamo più mantenere. Ma io tra l'altro sono anche un po' contento di questa cosa qua, perché è un ritorno alle origini, perché noi ci stiamo estraniando con sti telefonini, questo mondo fatto di effimero. Io quando vedo alcune mie amiche che vanno in giro e portano addosso 1.500 euro di roba e ne guadagnano 1.200 al mese, e rimango così, dico, ma perché? Cioè, fateci una vacanza con questi soldi. E a incuricarci quello emozionante, perché un messaggio, un SMS, è diverso da quello che lo dici di occhio, stare in contatto. Certo. Questo intervento sono 30 euro comunque senza microfono. Avete altre domande? Volevo chiedere se possiamo ritornare un attimo indietro per quanto riguarda il cestello delle emozioni. Qui abbiamo rinominato il cestello delle emozioni. Va bene. Il contenitore delle emozioni, no? Abbiamo detto siamo un contenitore. La centrifuga. Mi sembra di capire, quindi, noi abbiamo bisogno di un livello costante di emozioni, sì, possibilmente, cioè necessariamente positive. Nel momento stesso in cui questo livello di emozioni positive viene meno, si crea uno squilibrio. Esatto. Per cui entrano le emozioni negative? Allora, questa è la domanda. Sì e no, perché effettivamente... C'è un fatto meccanico? Allora, no, lo ripreciso, perché hai detto delle cose giuste, altre un pochino da chiarire. Allora, che cosa succede? Succede che noi abbiamo bisogno di soddisfare questo fabbisogno emozionale. Quindi se non andiamo noi a
inserire una consapevolezza emotiva positiva e sana, andremo a trovarci le prime emozioni che troviamo, che sono quelle negative. Cioè è molto più facile mandare qualcuno a quell'altro paese o nel traffico incazzarsi con qualcuno che magari non ti ha fatto nulla e quindi hai soddisfatto il fabbisogno, molto più facile fare questo, che trovare una persona che ti fa una coccolina. Fatevi una coccolina e avete riempito anche il contenitore con una coccolina, con un abbraccio a volte, no? Quindi bisogna rendersi conto che l'emozione negativa è più semplice da trovare. Non è un discorso meccanico, diciamo, è un discorso che nel momento in cui la soglia si abbassa, tu hai fame, inizi a sentire fame, solo che in questo caso non parliamo di stomaco, iniziamo ad avvertire, e magari non ne abbiamo coscienza, la voglia di andare a colmare questo fabbisogno emotivo con quello di cui ha bisogno il contenitore, l'emozione. E a quel punto te la vai a prendere ovunque, agendo in modo automatico e meccanico, cioè senza renderti conto, agendo in modo automatico, questo sì. Non so se ho risposto un po' a tutto, perché avevi fatto un intervento. Nell'immaginario ci sono queste emozioni negative, no, che girano, e sono le prime che andiamo ad accaparrare. Questa è la cosa che non tanto mi convince, no? Cioè, spiegare la rabbia in questi termini... La rabbia? Sì. Non solo. Perché è quella, diciamo, per uno che, volendo fare questo ragionamento in un ambiente lavorativo, è chiaro che io ragiono in questo, cioè, devo ragionare in questi termini. Quando mi arrabbio, no? Mi arrabbio perché non ho avuto una gratificazione, perché non è andata una cosa bene come pensavo, non ho fatto bene un atto, e quindi non avendo avuto queste gratificazioni... Devo maltrattare qualcuno? E non è così in realtà. Cioè, non vorrei che fosse così. Oppure vorrei che fosse sì e no. Vorrei che fosse così, perché se fosse così, diciamo, per evitare di incazzarmi con qualcuno, mi alzo e vado a mangiare un po' di pane. Vado a fare ma infatti è così. Allora, al posto di incazzarti con qualcuno, fai 20 addominali. E poi dimmi se hai voglia di incazzarti con qualcuno dopo 20 addominali, cioè anche volendo non ci riesci. Quindi, perché fare 20 addominali in realtà ti dà un'emotività che io la chiamo botta d'adrenalina, che non è riconducibile in quest'ottica di più e di meno, ma sicuramente non è negativa e sicuramente va a riempire il tuo contenitore emozionale. Se fai l'amore, no, tu hai fatto l'amore qualche volta, ecco. Non puoi arrabbiarti, cioè come fai a arrabbiarti dopo aver fatto l'amore? Perché dopo che hai fatto l'amore, le donne invece sì a volte, dopo che hai fatto l'amore, e questo è pieno, ti senti totalmente appagato, così tanto appagato che prova ad arrabbiarti, non ti viene, insomma. I film, ad esempio, di avventura, macchine che volano a tutta velocità, che obiettivo hanno? Di far provare un'adrenalina che è in quest'ottica. Quindi vedete che è tutto strutturato per darci un'emozione. Mangia il mio saccottino del Mulino Bianco, te lo farcisco io. E che cosa dà questo messaggio? Ti dice, guarda che se mangi questo saccottino, pensa quanto è felice la tua famiglia perché vive in questo mulino così bello. E il messaggio è quello. E allora ti legano un concetto di marketing ad un'emozione che è un'emozione che tu vorresti avere. Cioè la loro ti stanno vendendo l'emozione del fatto che tu vorresti avere quello stile di vita. E quindi tu provi l'emozione del dire... Ti fanno questo gancio emotivo con il prodotto. È tutto così oggi. No, non ti vendono più un profumo. Ti fanno vedere un fico e una fica che fanno i fichi. E ti hanno venduto il profumo.
E che, perché ti vendono il profumo? Perché la tua emotività dice: io con questo profumo sarò come loro. Poi però sei così alto, così alta, e, cioè voglio dire, e però la tua emotività si aggancia. Ed è tutto così. Non so se ho risposto. Prego. Allora, invece io voglio fare una riflessione in merito alla emotività, quella, l'empatia intelligente. Allora, io sono un assistente sociale. L'altro giorno ho dovuto dire alla mamma di un bambino che era in affido, ho dovuto dire: guarda che tuo figlio non è più in famiglia, ma è in una struttura per un progetto che non ha raggiunto, non è andato a buon fine. Allora, io mi sono messa in discussione prima di incontrare la mamma, perché dovevo comunicare un qualcosa di forte a questa donna che già lei nel suo passato aveva un'infanzia in istituto. Mi sono chiesta come dovevo fare, perché avrei avuto l'aggressività della mamma, la rabbia, avrei avuto una reazione violenta. Lì mi sono messa in gioco, nel senso che ho detto: io devo far venire fuori le mie emozioni, devo trasmettere a questa donna che io sono in sintonia con te, io sto soffrendo con te nel vissuto di adesso di tuo figlio, e che comunque io ho scelto, essendo io poi la responsabile, il bambino è affidato a me dal tribunale, ho detto: io ho scelto la struttura migliore per lui, quindi fidati. Allora lì veramente ho fatto un lavoro su me stessa, perché ho dovuto abbassare il mio livello di autocontrollo, perché quando si fa un lavoro professionale di questo livello si diventa più rigidi, invece ho dovuto lavorare su me stessa, dire: ok, fai abbassare questo tuo livello di razionalità, di controllo, e fai venire fuori invece le tue emozioni. Quindi l'ho presa per mano, quindi i miei occhi sono diventati lucidi, la mia voce ha cominciato a tremare, e quindi ci siamo sintonizzate veramente come mamme e non più come... Certo. Un professionista e l'utente, ci siamo sintonizzate su un livello di emozioni dove lei non ha reagito come poteva reagire. L'hai disinnescata. Invece no, lei ha pianto, lei ha avuto un'altra reazione, e quindi lì ho capito che dopo 25 anni di lavoro forse qualcosa in più, perché ecco, questa intelligenza viene fuori soltanto sul campo. Brava, questa intelligenza viene fuori soltanto dal tuo vissuto, cioè non è una cosa che puoi studiare. Noi con questi corsi possiamo aiutare le persone ad entrare in contatto con se stessi, ma poi non è una formula matematica, devi tu riscoprire, andare a spolverare, a fare autoanalisi, perché è un'autoanalisi, è un'introspezione vera e propria. L'ho pensata prima di farla, di metterla in atto, perché in passato, avendo utilizzato invece quell'altra modalità più razionale, più rigida, più distaccata, mi ha comportato invece delle reazioni violente da parte di quelle. Cioè, certo. Nessun genitore vuol vedere il proprio figlio in una struttura chiuso. E quindi ho avuto delle reazioni particolari. Quindi questa volta invece, in virtù dell'esperienza, mi sono fermata prima, ho detto: cavolo, prima devo riflettere, perché io non devo fare del male a questa persona nel dirlo, e d'altra parte le devo far capire: non sei sola, ci sono. Certo. E questo, vedete, è il tipo di comunicazione differente, cioè razionale o emotivo. Chiaramente noi siamo abituati ad utilizzare la comunicazione razionale, che però è totalmente è asettica, è formale, e quindi di conseguenza crea poi dei problemi. Utilizzarle entrambe è il massimo, perché poi non possiamo parlare in modo empatico con chiunque. Pensate se andiamo al supermercato: mi dai un po' di formaggio? Cioè, ci mettiamo nell'ottica della mucca. Quindi riuscire ad essere camaleontici, ad avere più strumenti per poter scegliere quali utilizzare, anche perché il vostro inconscio sa qual è la cosa giusta da fare, soprattutto se lo istruite un attimo a capire cosa è giusto per voi. Cioè, nel momento in cui la signora, come ti chiami? Lella. Nel momento in cui Lella, diciamo, ha istruito il suo inconscio, e come lo ha fatto? Con una riflessione, dicendo: ma io adesso come voglio pormi?
rispetto a questa situazione. In passato ho fatto questo, adesso cosa posso fare? Questo è stato un chiaro messaggio all'inconscio che ha capito cosa fare e te l'ha fatto fare, perché io non penso che tu, e correggimi se sbaglio, quando ti sei seduta con sta signora davanti hai detto adesso voglio essere empatica. No. Lo avevi detto prima, avevi istruito il tuo inconscio prima. Esatto. Io per un giorno, due giorni ho fatto questa azione su me stessa. Lo ha fatto. E così è che funziona. L'inconscio lo ha fatto. Cioè il nostro inconscio funziona proprio così, ragiona in termini di programmazione. Quando noi gli piantiamo un seme dentro, esprimiamo un desiderio, lui al tempo debito saprà quando farlo sbocciare. È fenomenale l'inconscio, sa sempre qual è la cosa giusta per te. Il punto è che con la parte razionale lo freni, lo boicotti, lo circoscrivi, lo inibisci. Quando questa parte razionale si sgretola, perché non ha senso di esserci, l'inconscio riesce a farti vivere una vita di qualità, in modo molto semplice, molto spontaneo, perché sa quando intervenire. Ma se stai sempre lì a farti mille problemi, mille razionalizzazioni, chiaramente non dai modo di esprimere. Ci sono altre domande? Vai. Vorrei fare una domanda riguardo la crisi, no? Lei ha detto delle cose sacrosante prima, quindi riguardo le aspettative di vita, magari ce le siamo create troppo alte. Però quando è l'ambiente esterno, no? Che va a destabilizzarci, quindi magari quando si può modificare, cioè quando noi possiamo modificare l'ambiente esterno, ok. Ma quando sono cose più grandi di noi, cose che sentiamo magari lontane, che non potremmo, tra virgolette, modificare, come dovremmo comportarci? Cioè, dobbiamo lottare per far sì che cambino? E magari poi dovremmo, cioè potremmo destabilizzarci ancora di più, oppure dovremmo lasciar passare tutto? Allora, questa è una domanda importante. Cioè, io se ho a che fare con un ambiente ostile, come mi comporto? Allora, innanzitutto noi ci dobbiamo rendere conto, quante guerre mondiali abbiamo avuto? Due o tre? Allora la terza la state vivendo, ok? Solo che chiaramente abbiamo cambiato molte cose e abbiamo cambiato anche il modo di fare guerra, quindi effettivamente la Germania ha conquistato l'Europa non con Hitler ma con l'economia oggi. Riflettiamo su questa cosa qui. È riuscita a fare senza guerra quello che Hitler avrebbe voluto fare. Ok, l'ha fatto. Allora il discorso è che senza guerra, ma siamo in guerra, quindi entriamo anche in quest'ottica, noi siamo in guerra. Allora nel momento in cui ci rendiamo conto che un qualcosa di più grande di noi ci sta comunque condizionando, a questo punto noi dobbiamo ragionare in termini di strategia. E dobbiamo anche renderci conto che se la situazione è questa, nessuno farà niente per noi, o no? Quindi questa mentalità dell'assistenzialismo a cui noi italiani siamo sempre stati abituati, ce la dobbiamo un po' dimenticare. Dobbiamo iniziare noi a diventare gli artefici del nostro successo, punto. E quindi questo che cosa significa? Significa che se resti agganciato a quello che gli altri possono fare per te, passerai una vita a sperare. E ci rimarrai deluso e quindi di conseguenza ti vai a demotivare, ti vai a destabilizzare, perché tanto faranno in modo che vada sempre peggio. E preparatevi a questa cosa qui. Sappiate che andrà sempre peggio. È così. Non potete pensare che andrà sempre meglio, perché stiamo in guerra. Solo che mentre le guerre un tempo finivano, oggi non sappiamo come andrà questa guerra, perché è la prima volta che la viviamo. Allora a questo punto il punto è: voglio capire cosa è importante per me e voglio capire quali possono essere le possibili soluzioni. Lo posso capire solamente se faccio un esercizio di dinamica mentale come quello che abbiamo fatto ieri, in cui vado avanti e cerco di capire come voglio stare, come voglio vivere, dove voglio vivere, che stile di vita voglio avere,
Ok, solamente. Tu c'eri ieri, sì. C'eri ieri. Con quell'esercizio lì noi andiamo a fare un gioco anche di immaginazione in cui andiamo a testare le possibili soluzioni. E quindi andiamo a capire se sono fattibili o no. Il fatto stesso che io vada a distruggere il mio inconscio in quest'ottica farà poi sì che lui sappia anche un po' organizzarsi. Certo è che se continuo a ragionare oggi come ragionavo 20 anni fa, come si ragionava 20 anni fa, sto proprio fuori mercato, sto fuori tema, sono un pesce fuori dall'acqua. Io quello che consiglio quindi è quello di fare proprio mente locale sulla tua situazione, su quali sono le tue caratteristiche, su qual è la tua le tue abilità, ma proprio la tua situazione. Cioè tu oggi come sei messo, cosa sai fare, cosa vuoi fare, e quindi da lì costruire un piano di sviluppo che ti porti fuori da un ambiente ostile o ti ci faccia rimanere un po' fuori, un po' dentro. Non so se mi spiego. Dovremmo essere un po' egoisti, cioè pensare a noi. Ma l'egoismo, perché... allora attenzione, pensare a noi che significa? Perché io penso che ci sia anche un sano egoismo. Che significa avere un sano egoismo? Se io non sto bene con me stesso, non posso aiutare nessuno. Allora non è il mio egoismo, è che purtroppo se io non sto in linea con il mio benessere, io non posso fare niente per nessuno. Solamente se ho un livello alto di benessere personale, io riesco a fare qualcosa per qualcuno, altrimenti non ho l'energia, la forza, la lucidità e la motivazione. Quindi distinguiamo il sano egoismo, che per me è qualcosa di etico e di integro, rispetto ad una forma di avidità e di menefreghismo, che non sono la stessa cosa, insomma. Se uno magari ha già così, tra virgolette, un benessere personale, no? Come dovrebbe comportarsi, se appunto è l'ambiente quello che magari lo fa star male? Cioè se ciò che... perché uno magari può aver raggiunto una sorta di benessere lavorativamente, a livello mentale, però vive in un contesto, come avevo detto, ostile. Cioè è magari ciò che vede al di fuori che lo fa star male. Allora, bisogna capire se la percezione è solamente, diciamo, psicologica, cioè hai una percezione psicologica però non è poi materiale, cioè il materiale non c'è, oppure se la tua percezione in realtà va a toccare anche proprio il materiale, cioè nel senso che tu sei stato abituato ad un certo livello di benessere e poi non ce l'hai, te lo stanno togliendo. Allora, quale delle due è? Domanda. Questa qui? Oh. Allora, se è questa qui, è facile, perché se ti hanno abituato ad un certo tipo di benessere, ma te lo stanno mantenendo, allora chiaramente è solamente un discorso mentale di riequilibrare, di andare a riequilibrare delle dinamiche, ed è facilissimo. Ma se il benessere te lo stanno togliendo, giusto? Qua devi lavorare con degli strumenti organizzativi e psicologici, perché la psicologia a livello emozionale ti dà la motivazione per agire, ma senza l'organizzazione poi non fai nulla. È un po' quello che dicevamo ieri, no? Con la dottoressa Monaco. E gli strumenti organizzativi chiaramente vanno studiati, va capita la tua situazione, cioè c'è un lavoro molto individuale da fare. Perché tu qui devi capire come andare a salvaguardare qualcosa. Chiaramente se non poni in essere una strategia, è come il formaggio che inizia ad ammuffirsi. Se lo lasci là, si continua ad ammuffire. Se ci levi la muffa, puoi sperare di mangiarlo. Quindi qua probabilmente hai una bella sfida da porre in essere. Che poi purtroppo è la sfida della vita. Cioè, pensate un attimo che noi veniamo da un'evoluzione in cui, uscendo dalla caverna, dovevamo affrontare il serpente, il leone, la tigre, l'altra tribù che ci infilzava appena mettevamo il naso fuori. Quindi riabituarci un pochino a queste sfide non è tanto lontano dalla nostra natura. È che purtroppo ci hanno illuso per tanto tempo con questa tranquillità, questo mangia-mangia, questo stai bene tu, sto bene io, tranquillo, il posto fisso. Però quella era la finzione, non questa. Non so se mi spiego. Poi tra l'altro
Tornando un attimo anche alla cultura e allo stile americano, rendiamoci conto che per gli americani una caduta significa rialzarsi immediatamente subito dopo. Cioè per l'imprenditore americano il fallimento è una cosa che quotidiana, fa parte del rischio, tant'è che i più grossi imprenditori sono rinati dalle loro ceneri, dai loro fallimenti. Invece in Italia abbiamo questa cultura che se fallisci ti togli la vita. E qua c'è la psicologia, c'è l'emozionalità, c'è il contatto con se stessi che dobbiamo riscoprire un attimo. Perché se a parità di azioni uno Stato si toglie la vita, in uno Stato si tolgono la vita e nell'altro reagiscono, significa che dobbiamo porre in essere qualcosa. €10 per il microfono. No, c'è prima il signore però. La riflessione che voglio fare è qual è? Che in queste cose hanno la loro fondamentale importanza l'etica. La loro fondamentale importanza? Ha fondamentale importanza l'etica. Cioè nel senso che per noi, no? A livello personale oppure agli occhi delle persone, il fallimento è anche un fallimento etico, non è solamente un fatto economico. E quindi c'è anche una sorta di condanna. Quando io sento che un'impresa è fallita, no? È come se vi fosse un rimprovero veramente etico. Tu sei fallito chissà per quali motivi, per quali costumi negativi che hai adottato, eccetera, eccetera. Probabilmente gli americani non danno troppo significato al fallimento. Lo vedono come un fatto naturale, come un ciclo. Che poi cioè, questa penso una differenza. Cioè, io ricordo quando ero ragazzino, un'impresa fallita era qualcosa di tragico, ma di tragico non solo a livello economico, ma proprio cioè, sei fallito, cioè era fatto personale. Ma infatti io questo vorrei sottolinearvi. Cerchiamo di andare a cogliere nel mondo, nelle persone che abbiamo intorno, delle strategie d'eccellenza. Stanno ovunque. Io non posso prendermi quello che mi danno. Io oggi posso scegliere. E allora, se conosco un tipo di cultura, un tipo di mentalità che è più efficiente di quella che mi hanno propinato fino ad oggi, io devo avere la velocità di cambiare stile, non posso avere una lentezza. Cioè, oggi gira tutto velocissimo e io devo stare al passo con i tempi, almeno a livello emozionale e mentale. Perché, voglio dire, ristrutturare un concetto, perché qua si parla di ristrutturazione del significato, andare a ristrutturare un concetto, ma è un attimo, Chiaramente se restiamo legati a dei vecchi vincoli, a dei vecchi detti, ad una vecchia cultura, perché io sono d'accordo con te, ci hanno insegnato proprio questo in Italia, rifiutiamo, dobbiamo imparare a dire no, grazie, questa cosa non mi sta bene, preferisco credere in quest'altra cosa, specialmente se la cosa in cui ti fanno credere gli altri ti fa stare così. O così. Che questo è un urlo. Vabbè. Oppure se quella in cui puoi credere tu ti fa stare meglio. Cioè impariamo a scegliere in base a come ci sentiamo, non in base a quello che ci propinano. No, quello che volevo dire prima, comunque molto spesso siamo influenzati purtroppo dall'ambiente in cui viviamo. Ritornando al fatto del fallimento, magari io non so come funziona, per esempio, dico dal punto di vista in America, qual è il diritto. Da noi, se tu fallisci, è difficile, attenzione, anche rimettersi in piedi, perché io, imprenditore, se sono fallito ho questo marchio, sono marchiato per un tot anni che sono fallito e quindi io non posso fare nulla, nulla a che vedere con l'ambiente economico nel quale io so fare. Quindi è vero che noi dobbiamo anche cambiare la nostra mentalità, che dobbiamo rialzarci, ma molto spesso si tenta di rialzarci, però è lo stesso ambiente esterno, ciò che ci circonda, che non ci permette di fare questo. Quindi quello che non riesco, oppure cioè, vorrei capire come fare in questo caso. Allora ragazzi, qui
mi state facendo delle domande a cui io chiaramente tecniche precise non posso rispondere, perché allora io, cioè, se parliamo della mia storia, io ti spiego esattamente come ho fatto tutto quanto, però chiaramente se l'ambiente è ostile, cioè io devo conoscere la bestia per capire dove andare ad organizzare la mia strategia di azione, che però poi è diversa da persona a persona a persona, chiaramente. Io per esempio la mia scelta, avendo intuito come andava l'economia, è stata quella di non avere costi fissi. Ma questo io l'ho deciso 10 anni fa. L'ho intuito, ho osservato, ho capito, e quindi costi fissi zero. Perché avere costi fissi? Costi fissi significa che io devo lavorare di più per mantenere strutture che mi fanno avere l'ansia di doverle mantenere. Ma che me ne importa a me? Questa per esempio è stata una mia strategia, costi fissi zero. Chiaramente questa è stata la mia. Voi ad esempio gestite una struttura, non potete non ragionare in termini di costi fissi. Però si può scendere. Io poi sono uno che ragiona molto in termini di differenziazione. Perché chiaramente, ragazzi, cioè, dobbiamo, noi per capire effettivamente come si fa il vero business, non ci dobbiamo ispirare in questo caso agli americani, che hanno fatto il business virtuale della finanza, del numero. E noi ne siamo totalmente investiti. Noi dobbiamo andare alle origini e osservare il contadino. Che fa il contadino per svernare, per superare l'inverno? Pianta le carote, le patate, le cipolle, perché così se qualcosa di questo non gli viene, c'ha l'altro. Cioè, non so se mi spiego. Dobbiamo fare la differenza tra il contadino ed il pescatore. Perché il pescatore esce e va a pesca. Il contadino semina, lavora tutto l'anno per raccogliere i suoi frutti. Quindi fa un lavoro strategico e non tattico. Perché in questo caso il pescatore è tattico, perché soddisfa la sua esigenza quotidianamente a livello di fabbisogno immediato. Gli servono i pesci, li va a prendere. Se li trova, li pesca, altrimenti no. Il contadino lavora in modo preventivo, lavora in modo strategico, pianta l'albero di frutta, magari si alleva un porchettello, una vacca, c'ha una diversificazione, e noi dobbiamo ritornare un pochino a ragionare in questo modo nel business, cioè riuscire ad avere una serie di attività. Poi la domanda che mi farete, e ve l'anticipo, come posso gestire più attività? Io uno sono. Allora, innanzitutto bisogna capire che se ci si ferma un attimo a ragionare davvero, esiste il modo di ottenere il massimo con il minimo sforzo in tutto. In tutto, 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 tutto. Massimo con il minimo sforzo. E allora se io riesco ad organizzare qualcosa con il massimo e il minimo sforzo, chiaramente per me fare due lavori significa farne uno, fare quattro lavori significa farne mezzo, ed è così, vi assicuro. Il massimo sforzo a volte non può, cioè non può produrre un risultato abbastanza scarso? Allora, cioè ti faccio l'esempio pratico. Molto spesso ci capita di fare consulenze in materia di sicurezza. Ci sono alcuni documenti tecnici che vanno fatti e sviscerati, vanno fatti in un certo modo. Questo significa lavorarci, visitare più volte l'azienda. C'è invece chi lo stesso documento lo fa in mezza giornata, però è evidente che il risultato non è lo stesso. Certo. Eppure lui in una giornata magari ne produce 10. Di quei documenti, e quindi ha, voglio dire, maggior lavoro, maggior introito. Allora, vedete, qui noi abbiamo introdotto una cosa interessante: massimo con il minimo sforzo e libertà d'espressione. Nel caso dell'esempio, io devo andare a rispettare una serie di adempimenti burocratici che non dipendono da me, sono quelli, io li devo fare, purtroppo. Quindi io qui non ho
diciamo, totale carta bianca e totale autonomia. Non so se mi spiego, perché io ho una serie di procedure, a mio avviso molte anche totalmente ridondanti, ma anche il nostro sistema di tassazione è totalmente ridondante. Cioè, oggi le imprese investono non so quante ore per andare a organizzare la contabilità, perché è tutta procedura ridondante. Quindi chiaramente io qui mi sto incanalando in un settore in cui c'è un basso margine e tanto lavoro da fare. Quindi strategia significa anche avere probabilmente, se è il caso, il coraggio di dire sta cosa la voglio continuare oppure no. Cioè, anche tornando al discorso di ieri, non è che dobbiamo cambiare lavoro, eh? Cioè, ci dobbiamo rendere cioè chi non ce l'ha lo deve trovare. Chi ha un lavoro e non è soddisfatto del proprio lavoro può affiancare qualche altra cosa al suo lavoro, deve capire cosa. Ma chi sta bene con il proprio lavoro, cioè, di che stiamo parlando? Lo facesse. Attenzione. Il discorso è che io devo capire se questa cosa qui mi consente di realizzare questa formula. Probabilmente no. Perché io qui non posso fare il massimo con il minimo sforzo, perché mi è richiesto il massimo sforzo da una serie di procedure che vanno ad essere prescritte dalla legge. Quindi devo avere forse la forza di dire le mie conoscenze, le mie competenze, le mie abilità, dove le posso mettere a frutto con un margine maggiore. Questa è strategia. Ok? Questa è strategia. Cioè riuscire a capire dove utilizzare quello che fa in modo eccellente. E a questo proposito vi voglio leggere una cosa che ho scritto qui sul mio libro, che riguarda il talento. Per farvi capire come una persona si sia ingegnata e abbia, questa è una sua testimonianza, e abbia davvero fatto di tutto per trovare una libertà di espressione che gli andasse a consentire una totale autonomia emotiva e appunto di espressione. Allora, quindi innanzitutto dobbiamo avere più autostima. E io qui in modo ironico sul mio libro, scritto proprio dopo anni di studi, è ironica la cosa, ho capito che il termine autostima deriva dall'unione di due parole, auto più stima. Quindi se non ti inizi a stimare tu, significa che già siamo partiti male. Cioè devi avere proprio tu una tua autostima, ma che non deve essere basata sull'effimero, cioè su una forma di motivazione esterna, o da un autoconvincimento interno basato sul nulla. Io devo avere autostima perché faccio delle cose, ottengo dei risultati. E l'unico modo per avere autostima è ragionare in termini di piccoli obiettivi che io raggiungo, e man mano che li raggiungo mi danno più autostima e mi portano al mio obiettivo finale. Ogni piccolo passo mi consente di avere le spalle larghe per fare il successivo. Ma se io invece di fare questo, faccio questo, qui la caduta è dura se cado, e poi non ho le spalle. Allora ragioniamo in termini di piccoli passi, che mi consentono di stare sereno, rilassato e crearmi le spalle, ad esempio. E mi rafforzano l'autostima, sti piccoli passi, perché l'autostima si rafforza in base ai successi che avete. Più successo hai e più aumenta l'autostima. Quindi se intelligentemente i miei successi me li metto piccoli piccoli, poi io mi rendo conto che in un arco di tempo differente i successi però sono grandi. Ok? Allora, e qui parlo proprio di Slash, conoscete Slash? Chitarrista o cantante Slash? Non diciamo cantante, no? Slash. Slash, nessuno conosce Slash qui, eh?
Allora, esatto, dei Guns N' Roses. Allora, sentite come parla di se stesso. Trovare una chitarra era come trovare me stesso. Mi definiva, mi dava uno scopo. Si trattava di uno sfogo creativo che mi permetteva di comprendere meglio me stesso. Cioè, rendetevi conto che per questa persona lo strumento non è lo strumento asettico e basta, è un prolungamento del corpo. Il subbuglio tipico della mia adolescenza era improvvisamente passato in secondo piano. Suonare la chitarra mi permetteva di mettere a fuoco e vedere che strada percorrere. Non tenevo un diario perché non riuscivo ad esprimere i miei sentimenti in modo costruttivo. Ciò significa che tentò di esprimere i suoi sentimenti con un diario, fallendo, e continuando a cercare altrove. Fino a quando trovo la chitarra, ad esempio. Quindi non tenevo un diario perché non riuscivo ad esprimere i miei sentimenti in modo costruttivo, ma la chitarra riuscì a darmi una forma di chiarezza emozionale. Cioè, pensate se ognuno di voi riuscisse a trovare un lavoro che gli dà questo livello di chiarezza emozionale. Amavo disegnare perché mi permetteva di distrarmi, ma non era un veicolo sufficiente ad esprimere me stesso in modo completo. Pensate alla ricerca di questa persona, di un modo per esprimersi in modo completo. Avevo sempre invidiato gli artisti che riuscivano ad esprimere se stessi con l'arte, ma solo con una chitarra in mano capii davvero che genere di liberazione fosse. Provare per ore, ovunque mi trovassi, mi dava un senso di libertà. Suonare diventò una sorta di trance che placava il mio animo. Con le mani e la testa occupate trovavo finalmente pace. Una volta entrato in un gruppo scoprii che suonare per un intero show non era solo un esercizio fisico, ma anche una forma di liberazione primaria. Quando suono su un palcoscenico mi sento più a mio agio con me stesso che in qualsiasi altro momento della mia vita. C'è un livello inconscio ed emozionale a cui devi attingere per suonare. E visto che sono il tipo di persona che tiene tutto dentro, la chitarra mi ha aiutato a capire i miei sentimenti più di ogni altra cosa. Da quindicenne, trovare una voce interiore attraverso le sei corde fu una rivoluzione. Si è trattato di un balzo in avanti all'interno del mio processo evolutivo e non riesco a pensare a nient'altro che sia riuscito a fare una tale differenza nella mia vita. Questa è un pezzo di vita di una persona che ha ottenuto il successo, però l'ha inseguito, lo ha cercato, non lo ha trovato e ha continuato a cercarlo. E questo stile è quello che io vi invito a considerare, perché vedete, ci sono due tipi di persone, anzi tre, quelle che lavorano per la stabilità, quelli che lavorano per i soldi e quelli che lavorano per stare bene. Io vi assicuro che se iniziate a lavorare per stare bene e state bene, viene tutto il resto, in automatico. Ma non cercate un lavoro per avere stabilità e soldi, perché vi andrà a mancare la forma di motivazione primaria. Quindi è il contrario. Ad esempio, io faccio questo lavoro perché ho ragionato in questo modo. Per me scrivere questo libro è stata una trance spettacolare. Cioè, io mi ritrovavo a scrivere per ore senza accorgermi del tempo che passava. 4 mesi per scrivere il libro sono volati. È stato il periodo più bello della mia vita. Cioè, ma è una cosa spettacolare. Quando sono in aula, per me è davvero una forma di liberazione primaria. Cioè, quindi bisogna che voi facciate autoanalisi per capire quali sono i vostri talenti e come metterli a frutto in ciò che fate o in ciò che desiderate fare. Perché tra l'altro riuscire a reinventarsi spesso o ad applicare appunto quello che si è in altri campi è qualcosa di spettacolare, è qualcosa di creativo, è qualcosa che vi ridona tono. Non so se... E questa è una filosofia di vita da avere, è una visione, è un modo strategico di pensare.
Quando ho iniziato a studiare queste cose, queste materie, sono stato sempre molto sensibile a questi approcci. Ma ad esempio, quando ho iniziato a studiare in modo più approfondito la comunicazione non verbale, mi ricordo che uscendo con delle persone, loro mi prendevano in giro perché dicevano: Simone, quando andiamo in giro e stai tra la gente, sembri un investigatore privato, sembri una spia sovietica, perché io mi fermavo ad osservare le dinamiche delle persone, la comunicazione non verbale. Nei supermercati restavo diversi quarti d'ora a girare tra gli scaffali quando andavo a fare la spesa, perché mi fermavo ad osservare le persone e mi rendevo conto, a volte io restavo così imbambalito ad osservare qualcuno, perché andavo a studiare ad esempio la comunicazione non verbale. Questo per dirvi che ho unito semplicemente una forma di interesse alla mia vita, fondendo qualcosa e non rendendolo un lavoro, rendendolo semplicemente un interesse. Perché vedete, tra l'altro, a livello culturale, questa è una cosa interessante, la differenza tra lavoro e vita privata esiste? Tra lavoro e vita privata esiste? Certo, infatti ci sono due parole che definiscono questi concetti differenti. Però vedete, c'è un popolo, di cui non ricordo il nome, da qualche parte dell'Africa, che usa la stessa parola per dire lavoro e vita privata. Ed è un popolo che vive di sussistenza, cioè fa quello che può, non ha un'economia. Perché hanno un'unica parola tra lavoro e vita privata? Perché per loro alzarsi la mattina e andare a trovare l'acqua non è un lavoro e non è manco vita privata, è la stessa cosa. Procurarsi del cibo non è lavoro e non è vita privata, è la stessa cosa. Cioè non hanno la differenza tra questi due concetti, non c'è. Per loro lavoro e vita privata è un tutt'uno, è un proseguio. Noi invece abbiamo la differenza, tant'è che lavoriamo troppo e poi dobbiamo fare i corsi sullo stress per rilassarci. Cioè non ci rendiamo conto che comunque dovrebbe essere un tutt'uno, ma è un tutt'uno in base a due concetti. Uno, come lo vivi, e due, come te lo organizzi. Cioè io personalmente non potrei fare il dipendente. Lo so e non faccio il dipendente, per esempio. Se io facessi il dipendente dovrei fare corsi sullo stress. Io ora li faccio agli altri i corsi sullo stress, poi li dovrei fare io i corsi sullo stress. Cioè, quindi ma infatti io preferirei fare corsi sullo sviluppo del potenziale umano, come quello che stiamo facendo oggi, cioè sullo sviluppo di abilità, sulla comprensione di se stessi, piuttosto che insegnare a dei dipendenti a rilassarsi, perché poi un corso sullo stress in realtà è un corso sullo sviluppo del potenziale umano, cioè riorganizza meglio il tuo pensiero, gestisci meglio le tue emozioni, prendi consapevolezza. E poi, tornando alla crisi, poi andiamo un po' avanti, la crisi è differente rispetto all'opportunità, giusto? Sono due cose diverse. Cioè, una cosa è se ho un'opportunità, giusto? E una cosa è se ho una crisi. Eppure qui, andando in giro per il mondo, ci rendiamo conto che c'è un popolo, mi sembra siano i giapponesi, per cui queste due parole sono per loro una parola sola. Cioè per loro hanno una sola parola per descrivere la crisi e l'opportunità. Perché? Pensateci un attimo. Perché ogni crisi è un'opportunità. Ogni opportunità è comunque una crisi, perché devo lasciare il certo e andare verso l'incerto. A livello di significato, anche qui queste parole hanno quel significato, solo che noi le abbiamo differenziate, dando a questa un concetto negativo e a questa un'accezione positiva. Ma non ce l'hanno. Non ce l'hanno, sono entrambe mischiate, perché qualsiasi crisi è una nuova opportunità. Se però la vivi come una crisi e ti lasci vincere dalla crisi, sconfiggere, allora chiaramente tu non hai tirato fuori l'opportunità. Ma voglio dire, ti lascia il fidanzato, ti lascia la fidanzata, hai un'opportunità. E che cavolo,
ma se pensi, oddio, sono uno sfigato, non troverò più una donna, oddio, sono solo, e ti fai tutto il film mentale, cavolo, stai in crisi, sì, perdi il lavoro, oddio, che diranno gli altri, come campo? No, cioè, perdi il lavoro, ok, c'ho 40 anni, significa che adesso mi inventerò qualcosa. Grazie a Dio che ho perso il lavoro, c'è un'opportunità per fare qualcosa che altrimenti non avrei mai fatto. Cioè trovare qualcosa che mi piace fare. Se noi non ragioniamo così, ragazzi, dove andiamo? Il lavoro tanto lo perdi lo stesso, sia che ragioni così, sia che ragioni nell'altro modo. Solo che se ragioni in questo modo, ti rialzi e con grinta magari inizi anche a divertirti durante la vita. E quindi torniamo al modello AIM. È una questione di atteggiamento, esatto. Io in questo modello ho voluto sintetizzare concetti chiave. E la cosa interessante del modello AIM, che è un acronimo che, guarda caso, con queste lettere, cioè, siamo riusciti a un pochino a racchiudere tutto il significato di quello che facciamo, che è un pochino la completezza dell'uomo. Lì manca il terzo livello. Il terzo livello è anima, energia, meditazione. Molto più spirituale, molto più profondo. Ma c'è questo livello, perché ignorarlo? E allora perché ignorare questo livello se lavori? E quindi è un cerchio più grande che tocca proprio lo sviluppo della nostra coscienza. Dopodiché l'atteggiamento è chiave. Perché tu, se hai l'atteggiamento di uno sfigato, e purtroppo farai lo sfigato a vita, ma non perché sei sfigato, ti ci comporti e attrai. Vedete, l'energia, guardate bene che l'energia è qualcosa che attirate voi, perché voi emanate energia, voi siete voi a livello, anche io, non solo voi, a livello di onde elettromagnetiche, noi siamo delle antenne, emaniamo delle onde. Avete visto il campo magnetico della Terra, com'è fatto? C'è praticamente una forma strana che ha questo tipo di andamento. Questa è la Terra e c'è questo campo magnetico, giusto? Questa è fisica, è scienza. Questo campo magnetico lo ha solo la Terra? No, lo avete anche voi. Lo ha anche questo tavolo. Un po' di meno di voi, ma ce l'ha. Questa energia che noi abbiamo fa di continuo questo tipo di variazione, è in continuo mutamento. Quindi noi dobbiamo renderci conto quando siamo più carichi e approfittarne, e quando siamo più scarichi e riposarci, innanzitutto. Perché non possiamo neanche pretendere la costanza, non esiste. Cioè, però guarda, è un periodo, mi sento proprio giù. Ottimo, usalo per ricaricarti. In ipnosi si chiamano cicli ultradiani, ad esempio. Nello stesso giorno noi abbiamo dei picchi energetici e dei cali. Godiamoli, cioè la nostra natura è questa, viviamola. Non dobbiamo essere sempre motivati, è da folli. E non possiamo stare sempre sul divano, è da folli. Questa energia attrae energia. E se manifesti ed emani energia negativa, voi pensate che qualcuno non si accorga che state emanando energia negativa a livello proprio empatico? E allora, se vibrate negativamente con i pensieri, sappiate che a voi si avvicineranno persone come voi. Ma se iniziate a vibrare in un modo più armonico, ad emanare più positività, diventerete più attraenti per le persone. Iniziate a lavorare sul vostro sorriso. Al posto di stare incupiti, iniziate a sprigionare gioia. Perché il semplice fatto di contrarre i muscoli del viso in questo modo fa sì che dentro di voi si inneschi una reazione dinamica, biopsicosociale, oserei dire, che vi dona il corrispondente di questo gesto.
Volete provare? Provate ad abbozzare un sorriso finto senza dover per forza pensare a qualcosa di bello. State semplicemente così. E come vi sentite? Allegri. Allegri. Oh, abbiamo detto tutto. Cioè, con una forma esterna, tra virgolette, di manipolazione facciale, noi abbiamo influito sul nostro stato d'animo. Ma vi rendete conto? E allora le persone che stanno tutto il giorno incupite così, si stanno devastando e non lo sanno. E noi queste cose le dobbiamo sapere, cazzarola. Dobbiamo sapere che se mi sento un attimo giù e abbozzo un sorriso, sento una botta d'adrenalina che mi ritira su. Lo abbiamo appena detto però, Lo abbiamo appena detto. Quante volte al giorno ti lavi i denti? Mica lo fai sempre? Oh, e quindi ci siamo risposti. Lo fai quando serve. Perfetto. Io sono una persona normalissima, conosco questi strumenti, mi avete visto sempre ridere? No, però quando ne ho bisogno so che posso ricorrere a questo strumento. Semplice, il modo in cui parli, fondamentale. Se parli in un certo modo e parli in un certo modo, tu trasmetti qualcosa a te in primis. Quindi attento al tono della tua voce, perché trasmette qualcosa. Se parli in un altro modo, tu in primis a te trasmetti qualche altra cosa. Allora, usali entrambi quando serve, usi uno quando serve, usi l'altro. Essere camaleontici. Perché qualsiasi cosa tu provi dentro di te, condiziona te prima che gli altri. Arriva agli altri, ma prima condiziona te. Avete qualche altra domanda o andiamo avanti? Senza parole ormai. Allora, la prima caratteristica dell'intelligenza emotiva è quindi la capacità di riconoscere, rispettare e mettere in parola il mondo soggettivo dei sentimenti e delle emozioni. E questo vi invito a scoprirlo pian piano ogni giorno da adesso in poi. La seconda è la capacità di controllare gli impulsi emotivi senza reprimerli. Controllarli non significa reprimerli. E senza entrare in conflitto frontale con essi, e senza farsene travolgere. In due parole significa che se provi qualcosa e non riesci giustamente perché non va bloccato, vivilo. Però fermati poi e renditi conto che hai vissuto qualcosa di quel livello. Poi pensa a quel livello e in automatico il tuo inconscio la volta successiva saprà cosa fare. Questa è la cosa interessante, che un'autoanalisi di questo tipo, più emotiva sull'ascolto, istruisce il tuo inconscio esattamente su cosa fare. Vi faccio un esempio. Parlavo tempo fa con una persona che ha avuto un incidente e non riesce più ad andare in strada ad una certa velocità, sulla strada quella a scorrimento veloce, perché ha avuto un incidente. Allora, questa persona più pensa che ha un problema ad andare veloce sulla strada, velocità strada, più pensa che vuole risolvere questo problema, più pensa, significa una bella R razionale, e più avrà difficoltà ad affrontare questa situazione e a sbloccarsi. Più cerca di andare veloce su quella strada e più avrà paura a farlo. L'unico modo per risolvere questa situazione in modo armonico, ma senza proprio nessun dolore, ma in modo proprio spontaneo, è affidarsi all'inconscio. Mi fido del mio inconscio. E parlargli proprio anche un po' con questa voce. Iniziate a parlarvi con questa voce dentro e chiedere al tuo inconscio semplicemente: quando sarai pronto, fammelo fare. Io vorrei tornare a guidare in un certo modo sulle strade a scorrimento veloce. Non so quando accadrà, non voglio che accada prima del tempo necessario, fai in modo che accada. Hai piantato un seme, ci pensa il tuo inconscio, lo farà.
È una forma di programmazione interna, sufficientemente ipnotica questo tipo di comunicazione, che fa in modo che lui sappia poi quando far accadere le cose. Lavoriamo così noi dentro noi stessi. Solo che adesso io vi ho fatto un esempio di comunicazione positiva. Noi lo facciamo con le ansie e le paure, questo tipo di gioco. Quindi ci creiamo le cose negative, ce le programmiamo le cose negative. Oddio, e se sbaglio? Oddio, se fallisco, se va male? No, non diciamo questo continuamente a noi stessi. E poi va male perché ti programmi. Perché vedi, il tuo inconscio lavora come proprio un bambino. Se al bambino dici non gridare, che fa il bambino? Grida, perché gli hai inculcato il concetto non gridare. È come se gli avessi detto, senti bambino, non immaginare per cortesia l'elefante. Cioè, tu hai chiesto al bambino di non immaginare l'elefante. Chi è che non ha immaginato l'elefante? Chi è che non ha immaginato l'elefante? Chi è che ha immaginato l'elefante? Ora io vi chiedo di non pensare ad una magnifica e succulenta mela rossa. Rossa. Però non pensateci. Allora, se io parlo al mio inconscio in questo modo e do questi concetti al mio inconscio positivi, cresco. Se in questo modo, come la maggior parte delle persone fa, glieli do negativi, decresco, sto male, mi frustro. Capite la differenza? Quindi non devi ripeterti, non voglio avere paura. Perché paura avrai? Semplicemente parla al tuo inconscio chiedendogli quello che vuoi, dammi coraggio. Le preghiere induiste sono spettacolari sotto questo punto di vista. Io non sono buddista, prima vi ho detto che ho fatto il monaco buddista, perché io sono uno studioso delle religioni unificate in realtà, cioè vi ho detto che sono un ricercatore, quindi vado a ricercare, ma le preghiere induiste sono spettacolari. Quelle di Paramahansa Yogananda in particolare, che lo conosci dalla comunicazione non verbale sua, ho capito che lo conosceva. O forza cosmica, donami il coraggio e illumina la strada e fai in modo che io possa che tu possa stare accanto a me, dammi la forza di andare avanti e trovare nella tua luce la mia realizzazione. Queste sono il tipo di preghiere induiste di questa persona, di questo monaco. Dammi il coraggio di affrontare le sfide quotidiane, illumina la mia strada. Rendi colmo il mio cuore d'amore. Cioè, ma io mi emoziono quando leggo queste cose e studio queste cose. La preghiera italiana. Padre nostro che sei nei cieli, lontano. Mi pento. Poi come continua il Padre nostro? Padre nostro che sei nei cieli? Tuo nome? Poi? Quotidiano, fino a qua bene o male ci sta, poi? Rimetti a noi i nostri debiti. Eccolo lì, rimetti a noi i nostri debiti. È come se io ti dicessi, e non pensare che purtroppo hai debiti. Rimetti a noi i nostri debiti, è un presupposto che ti fa capire, è una presupposizione che ti mette in una condizione di debitore. Quindi non ti senti più coerente, giusto? Ti senti già vittima del debito. Poi continua, continua. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, rafforzativo. In tentazione, non ci indurre, cioè io sto tanto tranquillo, non ci penso proprio alla tentazione, me lo fai. No. Cacchia, allora posso. Poi? E conclude con la botta finale, ma liberaci dal male. Cioè, anziché invocare il bene, questa è la traduzione di sta preghiera, perché la traduzione originale. Vi dico solo la prima frase della traduzione originale, è Padre nostro che sei ovunque, non nei cieli. La traduzione dall'aramaico originale è Padre nostro che sei ovunque. Ora voi ripetete a livello, perché noi dobbiamo capire le parole come influiscono, il modo di pensare come influisce, ripetete con me, Padre nostro che sei nei cieli. Ora ripetete Padre nostro che sei ovunque. Io me lo sento addosso, Padre nostro che sei ovunque. Mi dà proprio un altro approccio. La differenza intrapsichica delle parole fa questo effetto.
Allora noi dobbiamo parlarci in termini di Padre nostro che sei ovunque, non in termini di Padre nostro liberaci dal male, dai debiti, dal dolore, l'atto di dolore. Ok? Dobbiamo imparare a parlare a noi stessi perché noi quotidianamente ci programmiamo, nel modo in cui parliamo. Esatto, perché vedete, la parola ha un'energia pazzesca. La parola... Che però comunque, perché io se l'avessi tradotta io avrei tradotto e fa in modo che io possa trovare la forza per restare ogni giorno nell'amore, nella retta via. Cioè la trasformo in positivo, perché se io trasformo la parola cioè male in tragedia, cioè sempre quello, o tragedia in male, sempre quello, cioè comunque è un concetto negativo. Trasformiamo in positività, perché sono vere e proprie programmazioni inconsce, cioè qui vi voglio portare, non stiamo parlando di spiritualità oggi, ma in realtà lo stiamo facendo in modo didattico. Rendiamoci anche conto che non stiamo parlando, cioè, noi stiamo parlando di qualcosa che l'uomo ha stravolto, perché le preghiere sono state ritradotte e organizzate poi dagli uomini. Allora, torniamo un attimo, quindi, alla capacità di controllare gli impulsi. Ora vorrei che voi vi diceste: non voglio avere l'ansia, per 15 volte. Poi, no, no, come preferite. Facciamola ad alta voce, va, perché è più potente ad alta voce. E mentre ripetete non voglio avere l'ansia, mi dovete far capire chi sta avvertendo un piccolo blocco, tensione in quest'area. Chi è che ha provato la tensione su non voglio avere l'ansia? Chi altro ha provato la tensione? Io già dalla prima volta. Il potere delle parole è... perché le parole sono direttamente collegate con la nostra emotività. Risponde. Cioè la parola non è la parola, evoca un mondo interiore. È pazzesco la parola. Esatto, è la comunicazione diretta. Quando diciamo che parte razionale e parte emotiva devono comunicare, uno dei modi fondamentali con cui lo fanno sono le parole. Poi ci sono i pensieri. Il pensiero e la parola sono proprio il ponte tra queste due entità. Allora devi gridare, faccela se ti sta vuoi. Certo. L'ansia è una parola negativamente universale, più o meno, però altre parole possono avere delle accezioni personali diverse. Concordo pienamente. Tant'è che io ti posso dire, mi stai tanto simpatico. E ho negato con il corpo, mi stai tanto simpatico. Quindi, chiaramente, poi siamo noi che gli diamo il valore a queste parole che sono in una fascia intermedia. Impariamo a riconoscere anche queste, però impariamo a riconoscere soprattutto quelle che non sono positive, perché lì non c'è poi interpretazione. Quindi sì, è come dici te. Ci sono delle parole, ansia è universale. Ansia è ansia, dolore è dolore, crisi è crisi, cioè la crisi.
Un'altra caratteristica dell'intelligenza emotiva, la capacità di sviluppare efficienza mentale. Ne abbiamo parlato fino ad ora di efficienza mentale. L'efficienza mentale è quella che abbiamo visto. E la comprensione della realtà. La comprensione della realtà è fenomenale, perché se io interpreto male la realtà, io fraintendo le cose e soffro. Fraintendere la realtà è qualcosa che capita di comune. Fraintendere la realtà significa credere all'economia, alla new economy, ad esempio, e credere che quella sia una forma di economia. Ma ci possiamo credere per 40 anni, dopodiché andiamo in una crisi profonda, perché non è la vera economia. E poi dobbiamo avere la capacità di motivarci in modo globale. Intelligenza emotiva significa capacità di sviluppare efficienza mentale, comprendere la realtà e motivarsi. Perché se non ti motivi tu, ma pensi che io possa venire a motivarti? Io non sono un sostenitore di quei corsi di motivazione in cui c'è la musica che è ad alto volume, le persone battono le mani e si motivano. Perché quando escono da lì non sanno che fare. Grazie dalla regia. Quindi in modo globale significa motivarmi con la razionalità e l'emotività per il raggiungimento di obiettivi e finalità. Perché questi obiettivi e queste finalità fanno accrescere la nostra autostima di continuo. E poi la capacità di percepire e comprendere le emozioni altrui. Vi ripeto che sviluppare la capacità di avere empatia è fenomenale, perché ti arricchisci tantissimo del mondo interiore dell'altro, cosa che non avresti l'opportunità di fare. Allora, avere intelligenza emotiva e avere empatia significa vivere mille vite, perché cogli proprio questo bagaglio, questa reminiscenza, che io a livello figurativo immagino come Highlander. Vi ricordate quel telefilm in cui Highlander, che per sua natura deve tagliare la testa agli altri Lander, e quando gliela taglia c'è questa energia che fuoriesce dal corpo di colui che è senza testa, che è la reminiscenza, e va nel corpo della persona che gli ha tagliato la testa. È una metafora bruttissima in quest'ottica, però questa reminiscenza dà alla persona che ha tagliato la testa tutto il sapere dell'altra persona, tutto il bagaglio del vissuto di quell'altra persona. L'empatia è uguale. Prego. Ok, l'empatia, la sensibilità per le emozioni e i sentimenti altrui, però poi io penso che dobbiamo arrivare a un punto dove ci deve essere una sorta di protezione che dobbiamo crearci. Esatto, sì. Poi c'è la capacità di interagire positivamente con le persone, di trattare con efficacia le relazioni, le interazioni, i conflitti comunicativi e le relazioni in generale. Perché questo è un esercizio. Se perdo la calma ogni 2 minuti e mezzo, ma significa che c'è qualcosa che non va in me, non negli altri. È inutile che dico no, sono gli altri che mi fanno perdere la calma. Significa che tu non hai un equilibrio emotivo, punto. Lavora su di te. Vi ricordate la differenza tra le persone di successo e le persone che non riescono a ragionare in termini di successo? Io ve lo spiego a livello un po' più scientifico. È un indice referenziale interno rispetto ad un indice referenziale esterno. Cioè, questa persona c'ha un indice referenziale interno, se fallisce è colpa sua, se ha successo è colpa sua. Qui, se fallisco è colpa vostra, se ho successo è grazie perché l'ambiente me l'ha consentito. E che modo di ragionare è questo qui? È un modo di ragionare che attribuisce agli altri. Qui sono io l'artefice. Allora, se abbiamo un modo di intendere la realtà con un indice referenziale esterno, e io lo devo un po' riorganizzare il mio indice referenziale. Mi devo rendere conto che se non ottengo qualcosa da qualcuno, non è di quella persona la colpa. Come quando comunico
e non mi capiscono, di chi è la colpa? Se io vi parlo e non mi capite, di chi è la colpa? È la mia. Non è che siete voi, sono io che se ho un'aula di un certo tipo parlo in un certo modo. Se ho un'aula di pescatori che hanno probabilmente fatto la prima elementare e basta, devo organizzare il mio linguaggio diversamente. Se faccio una conferenza medica andrò a parlare in un altro modo. Però ricordatevi che l'indirizzo, quando spedite una lettera, l'indirizzo più importante qual è? È il destinatario, non è il vostro che spedite la lettera, perché se quell'indirizzo non è corretto la lettera non arriva. E quando comunichiamo è lo stesso. Osservate le persone quando comunicate, perché se vedete gesti di noia, di stizza, di incomprensione, lì dovete cogliere. L'interesse reale lo dovete cogliere. Allora, vabbè, queste sono le sintesi. Che cioè sono i 5 punti in sintesi, li bypassiamo. Ora, noi dobbiamo quindi ragionare per avere intelligenza emotiva in termini di competenza personale e sociale. Quindi devo lavorare su me stesso e devo lavorare nel rapporto con gli altri. Perché se lavoro solo su me stesso, divento il classico guru che si ritira sulla montagna, solo. Se ragiono solo sugli altri divento il discotecaro folle che ha un sacco di relazioni, ma se gli chiedi che cosa ha dentro ti risponde una luce tetroscopica che... Ok, quindi avere entrambe le caratteristiche, perché se io sono saggio ma non sto tra la gente, non mi arricchisco del contatto e non arricchisco le persone. Quindi entrambe le cose sono importanti. Poi bisogna mettere un pochino da parte l'ego, sto cavolo di ego. Allora, questo è l'ego, io sono il migliore. Noi oggi abbiamo una società in cui ragioniamo proprio così, cioè noi siamo gli esseri umani migliori di tutti, ma non ci rendiamo conto che noi invece stiamo, cioè a livello naturale stiamo qui, cioè che noi vogliamo pensare questa roba qui, ma è una grossa cazzata a livello sociale. L'essere umano è il più intelligente, ma non credo proprio, perché se il mondo fosse stato in mano ad un tacchino e la razza dominante fossero stati i tacchini, io non penso che avrebbero fatto lo schifo che abbiamo fatto noi, o no? Quindi noi siamo più intelligenti, siamo solo un po' più stronzi e siamo riusciti a organizzarci meglio dei tacchini o delle amebe. E quindi come possiamo ragionare? Dobbiamo iniziare a ragionare in termini di econometica, perché non è vero che l'economia debba essere distinta dall'etica. Eppure questa è una finzione, perché all'epoca dei nostri nonni l'economia andava a pari passo con l'etica, con la sostenibilità. Che bella parola, sostenibilità. Allora, nel grafico il profitto deve essere massimo. Vedete che è massimo, l'etica deve essere massima. Qualsiasi soluzione che non stia in quest'area significa che sto sbagliando e posso fare qualcos'altro. Se io probabilmente avessi inventato la Coca-Cola, io probabilmente non l'avrei pubblicizzata la Coca-Cola, perché mi sarei detto, ma perché vendere a milioni di persone una bevanda ricca di zuccheri che fa solo male? Cioè, vi giuro non l'avrei fatto. E poi oggi da Coca-Cola dice, ok, facciamo la bevanda dietetica. E tu dici, ok, me la bevo, zuccheri zero, però c'è dentro, che cosa c'è dentro? L'aspartame, che fa ancora più male di qualsiasi, cioè è un componente proprio che il nostro corpo rifiuta. Eppure la Coca-Cola se ne frega. E noi fessi? Chi è che beve Coca-Cola? Ora nessuno dirà di sì. Ecco. Cioè, quindi noi rendiamoci conto che siamo vittime di questo sistema, ma se non abbiamo conoscenza restiamo vittime impotenti. Almeno adesso noi... con la conoscenza, con internet, con questi corsi, possiamo iniziare un attimo a prendere le distanze.
Quindi l'etica socio-economica, o come la chiamiamo noi, econometica, in sintesi è questa. Io devo trovare, vedete, questo è massimo sforzo, minima resa, in questi termini. Oggi abbiamo fatto 2-3 mila euro per il microfono, poi li utilizziamo, facciamo un viaggetto formativo insieme. Una domanda, uno stile di vita, prima abbiamo visto quei due grafici, no? Ego ed eco, no? Sì, questi qua. Per essere più eco, cioè, o meglio, adottare anche uno stile alimentare differente ci potrebbe aiutare ad essere più eco? Cioè, il fatto di mangiare carne, no? Secondo me ci potrebbe mettere già ad un livello superiore rispetto a un suino o ad un tacchino, no? Mentre non mangiarla potrebbe darci un modo di vederla in maniera diversa, quindi mettere tutti alla pari, tra virgolette. Beh, allora qui entriamo in un campo particolare, cioè siamo onnivori, siamo erbivori. Io dico sempre, prova a non mangiarla, vedi come ti senti. Io per esempio, cioè, cerco di non mangiare carne rossa, perché non perché si deve fare, perché la carne rossa proprio mi appesantisce, ma come pure mi appesantisce la pasta. Cioè, cerco di mangiare altre cose, ce ne sono tante. La pasta mi appesantisce perché evidentemente il mio corpo non la tollera bene, non la mangio. Una cosa pazzesca che il mio corpo non tollera è il gelato. Per me, io preferisco farmi una birra anziché un gelato, perché se mangio, io come mangio il gelato, avverto che il mio corpo dice, ma perché mi hai dato sta cosa? Lo avverto, quindi ho una sensibilità tale che effettivamente il mio corpo me lo comunica, come lo comunica a qualsiasi persona, solo che magari c'è chi lo ascolta meglio e il corpo chi no. Quindi imparate a rendervi conto di questa cosa. Adoro le verdure, ci vado pazzo, verdure e frutta, ne sono proprio ghiotto, cioè mi piacciono proprio, le verdure mi piacciono proprio. Il pesce io non riesco a mangiarlo, da piccolino io non riesco a mangiare il pesce, cioè è una cosa che, eppure vedete sono intelligentissimo, cioè, ho ascoltato un po' il mio corpo e noi, vedete, questo è la sintesi di come noi italiani rispetto al mondo risolviamo i problemi. I tedeschi sono dritti, loro coi carri armati vanno. L'inglese, tranquillo, si fa la tazza di tè. E voglio dire, lo spagnolo si fa una tazza di vino, un sonnellino e arriva alla soluzione. L'americano dirompente, se ha un problema, sfracella tutti e risolve. Noi italiani giriamo, a un certo punto ci perdiamo, poi ci incazziamo e poi abbiamo più problemi di prima. Ci scherziamo, ma la cultura di un popolo, quanto influenza il popolo stesso, è qualcosa che dobbiamo iniziare a riconoscere. Io che viaggio parecchio, ho l'opportunità di viaggiare parecchio, anche perché col lavoro che faccio riesco a tagliarmi dei tempi molto miei. Quindi per esempio l'ultimo viaggio che abbiamo fatto con Monica, siamo andati, la sua famiglia e io, in Costa Rica. Siamo stati un mese lì, ma non siamo stati in albergo. Cioè siamo andati proprio a vivere la realtà della Costa Rica. È più di 1000 libri, perché entri proprio in contatto con la cultura. Poi, se ti fai il viaggio in cui vai in Egitto, nel residence, lì non impari nulla, attenzione. Cioè, il viaggio va anche saputo, cioè deve essere organizzato in un certo modo, perché altrimenti se tu ti sposti da casa tua in un hotel che sta in un'altra parte del mondo, che vuoi imparare? Però se vivi il luogo, conosci le persone, conosci le famiglie, ci stai dentro, lì impari tantissimo e vedi che c'è una cultura differente. Io qui, se avessi dovuto mettere la bandierina del Costa Rica, avrei messo problemi, sti cazzi, cioè, ma la soluzione, sì, me ne frega a me, cioè, là così è. Pensate, in Costa Rica lavorano 2-3 ore al giorno, al massimo 4.
Quando gli abbiamo chiesto, ma perché, cioè, ti basta? Eh sì, beh, certo, poi come faccio a lavorare di più? Devo vivere, ho la famiglia, i figli. E una risposta ovvia mi hanno dato. Perché 8 ore, e come, 9 ore, 10 ore, 12 ore? Perché gli parlavamo dei nostri ritmi, no? No, io, la famiglia, devo nuotare, lo sport, cioè, hanno perché sono un popolo ancora abbastanza in contatto con se stessi. Ora, intelligenza emotiva. Questo tipo, che cosa vi ispira? Questo è un tipo di cui voi mettereste la vita in mano a questa persona? Mettereste la vostra vita in mano a questa persona? La vostra salute? La vostra salute? E la mettereste in mano a questo? Questo è un medico reale. Vedete come siamo vittime dei pregiudizi? Questo è un medico che nella sua cultura, probabilmente anglosassone, per loro è normale avere un approccio professionale, ma magari essere un sostenitore di Rolling Stone, farsi 2000 tatuaggi. In Italia, se vedete questo medico, non gli dareste 2 lire? Pregiudizi. Cioè, attenzione a sti pregiudizi, pregiudizi. E magari lui è veramente uno dei migliori medici al mondo. Dobbiamo stare attenti a questo concetto, cioè noi abbiamo 2 entità reali, cioè il nostro inconscio, che comunque è quello che vi vuole bene, fa crescere le vostre cellule, vi tutela. L'inconscio è quello che praticamente si prende cura di voi, mentre voi state qui adesso ad ascoltare me, lui sta facendo dentro di voi tutto il necessario per la vostra sopravvivenza. Pensate che roba interessante, questo è l'inconscio. Dall'altra parte teniamo la mente razionale, che ci deve rompere le scatole, e che se lo fa in maniera persistente va a condizionare l'operato dell'inconscio. Le malattie psicosomatiche, lo dice la parola stessa, psicosomatiche, significa che io con la mia mente mi ammalo il mio corpo. Questa è una malattia psicosomatica. E sapete la percentuale delle malattie psicosomatiche qual è? Secondo una delle ultime indagini fatta da un istituto medico americano, sapete intorno a che percentuale si attesta? Diciamo dei numeri. 30-40, le malattie psicosomatiche. 90%. Addirittura siamo intorno al 95%. Pensateci un attimo, il 95% delle malattie sono psicosomatiche. Perché vedete, il virus, finanche il virus entra nel momento in cui avete abbassato le difese, voi, nel momento in cui siete sotto stress, nel momento in cui avete un castello, quando è che viene spugnato? Quando dentro c'è il caos, o quando dentro non c'è più nessuno. Un castello viene spugnato se non c'è più il coordinamento tra le forze, se il ponte si alza e si abbassa a caso, se dentro stanno litigando tra di loro, l'esercito nemico ne approfitta, e noi siamo così. Perciò si dice che più del 90% delle malattie psicosomatiche, che il più del 90% delle malattie sono psicosomatiche. Perché quando stai in tono, quando stai al top della tua salute, sei schermato. Noi abbiamo la pelle, ad esempio, che è spettacolare. Se entrano dei batteri e dei virus, è proprio perché non riusciamo ad essere tonici e abbiamo abbassato il livello energetico. Questa è la mentalità che noi abbiamo. Certo, da noi l'etica è importante, vedete, ne ho una confezione intera qui nel cassetto da usare con parsimonia. Cioè, fino a quando noi ragioneremo come questo qui, non potremo contribuire ad un cambiamento. Io non credo neanche che il cambiamento avverrà in quest'epoca, probabilmente. Ma se non iniziamo a seminare, io ragiono come un contadino, non ragiono come un pescatore. Quindi non penso che esco da quest'aula e ho migliorato il mondo. Però penso che qualche seme lo possiamo mettere. E quando cresce, cresce. Milton Erickson, uno dei miei maestri, diceva: quando viene da me un paziente in terapia, io non faccio altro che disseminare in continuazione, lancio dei semi, parlo, lancio dei semi.
perché qualcuno di questi semi potrà sbocciare nel momento opportuno. E infatti è così, qualcuno va sull'asfalto e si secca e qualcuno andrà nel punto giusto e sboccerà al momento opportuno, perché non è detto che un seme che pianti oggi esca quest'anno, può uscire anche tra qualche mese. E poi l'atteggiamento è un pochino quello di cui parlavamo anche ieri, del film Rocky, che non è cazzotti quel film, eh. Quel film è veramente un continuo insegnamento a rialzarsi dopo le cadute. Cioè devi imparare a sopravvivere alle sconfitte, in quei momenti che ti si forma il carattere. Perché la sconfitta è semplicemente un modo per fare qualcosa diversamente. Dobbiamo renderci conto che questa è la bestia più grossa che c'è. Perché quando sto stressato, tutto il mio sistema biochimico viene alterato. Entrano le malattie, entrano i virus, non ho lucidità mentale e non ho l'armonia per essere in contatto con me stesso. In Costa Rica lo stress non sanno che è. Perché? Perché hanno un tenore di vita che impedisce sta roba qua. E quindi di conseguenza non devono preoccuparsene, perché hanno uno stile di vita di questo livello. Quindi rivediamo il nostro stile di vita, perché se siamo agitati, se siamo stressati, dipende dal nostro stile di vita. E dobbiamo stare attenti alle gabbie che abbiamo dentro la nostra mente, perché noi siamo vittime delle convinzioni che ci ha donato la cultura, mamma, papà, l'ambiente. Questo è giusto, questo è sbagliato, questo si fa, questo non si fa. Impariamo a riconoscere i limiti dentro cui noi ci intrappoliamo, come ad esempio il signore che giustamente diceva: io ho un'età, non trovo posto nelle aziende perché le aziende vogliono i giovani. Ma non è una verità assoluta questa. È sicuramente una parte di realtà, ma è qualcosa che comunque non descrive la realtà dei fatti, o no? Ma se io me la racconto come se fosse la realtà dei fatti, ci credo poi. Perché noi dobbiamo imparare a capire le cose che vediamo, a riconoscerle. Noi dobbiamo renderci conto che siamo vittime dei nostri occhi, delle nostre orecchie, delle nostre convinzioni. Noi vediamo le cose che non sono. Che cos'è questa qui? Questa è un'ombra di che? È ovvio. È l'ombra di che? Un rombo, cioè non ci sono dubbi che sia l'ombra di un rombo. Cioè se io scommettessi dei soldi con voi, li perderei. Perché questa è l'ombra di un rombo. E questa è l'ombra di? Possono essere la stessa cosa? No. Sì, possono essere la stessa cosa. Possono essere la stessa cosa. Eh sì. Che spettacolo! Eppure quanto eravate convinti che erano due cose diverse. Vedete, dipende dall'angolo di prospettiva. Per te crisi, per me opportunità. Ok? Infatti la fisica dei quanti afferma delle cosette interessanti di cui oggi non riusciamo a parlare. Magari nel pomeriggio poi, se ci avrò modo di... Amarmi o odiarmi, entrambe sono a mio favore. Se mi ami, sarò sempre nel tuo cuore. Se mi odi, sarò sempre nella tua mente. Questa frase è proprio per andare un pochino a sottolineare la differenza tra mente e cuore. Allora, avete qualche domanda? Abbiamo una decina di minuti per le domande. Oggi chiudiamo in tempo. Anche perché dobbiamo andare a ballare in discoteca di là. Siamo all'esterno della sala. Oh. Una domanda in relazione ai blocchi. Cioè, come riconoscere se un blocco è di tipo razionale o è di tipo emotivo? Oh, bellissima sta domanda.
come riconoscere se il blocco è di tipo razionale o di tipo emotivo? Allora, in realtà il blocco, quello vero, è di tipo emotivo. Perché il blocco si crea in quanto un'esperienza vissuta a livello... Allora, c'è un livello di emozionalità significativa che crea il blocco. Cioè, se io ti dico che sei uno stronzo, ti blocco? No. Però se te lo dice una persona importante per te, ti blocca. Rimani male. Quindi noi dobbiamo renderci conto che ci sono delle esperienze emotivamente significative. Ok? Che sono queste, quelle che ci creano, diciamo, un certo tipo di blocco. Allora, questo blocco è chiaramente emotivo. Più io cerco, come dicevo prima, di affrontarlo con la ragione, e peggio è. Se ho paura dei ragni, è inutile che cerco di non aver paura dei ragni. Non so se mi spiego. Devo riuscire più che altro a rendermi conto di come comunicare nel mio inconscio e tranquillizzarlo. Perché il mio inconscio ha avuto un trauma, probabilmente, coi ragni. Quindi io devo capire come comunicargli un messaggio di tranquillità. Cosa che invece non faccio, perché avendo paura dei ragni, io continuo a comunicare al mio inconscio che voglio avere paura dei ragni. Non so se mi spiego. Quindi faccio il contrario di quello che vorrei. Non so se ti ho risposto. Comunicando all'inconscio quello che vuoi, non quello che non vuoi. Per esempio, ti faccio un esempio. C'era una signora che... No, i ragni sono buoni, io sono indifferente ai ragni, quindi voglio che il mio inconscio sia pronto a rendermi indifferente ai ragni nel momento in cui lui vorrà. I ragni per me sono indifferenti. I ragni per me sono indifferenti. Già ripetersi una cosa del genere significa andare a far capire al tuo inconscio quello che vuoi. Ci diamo il perché, quindi possiamo ricondurre a un blocco di tipo razionale, come avevo detto prima. Quando ti dai il perché, allora quando ti dai il perché, tu rischi di darti delle giustificazioni che sono totalmente inutili per il lavoro che vuoi fare. Noi dobbiamo focalizzarci, allora se ti focalizzi sul perché andiamo in psicanalisi, se ti focalizzi sul come andiamo a fare un certo tipo di discorso. Cioè, se io vengo a casa tua e sono l'idraulico, non voglio sapere come mai il lavandino è arrivato a perdere. Voglio capire come aggiustarlo. Non perché si è rotto, che me ne frega a me. Quindi se tu adesso hai un blocco perché magari da piccolino hai visto la mamma che cucinava, che ne so, una cosa... A noi non ce ne frega del fatto che il tuo blocco deriva da quel problema là, con questo tipo di approccio. A noi interessa come far sì che tu non rimanga intrappolato in quel tipo di dinamica. Ok? Capito il senso? Quando tu capisci come liberarti da questo tipo di dinamica, in automatico capirai il perché. Solo che c'è questo discorso, se noi lavoriamo sul perché impieghiamo anni. Anni a capire chi siamo, perché, e poi col perché dai la colpa agli altri. Quindi siccome ho visto, faccio degli esempi banali, siccome ho visto mamma e papà fare l'amore, colpa loro che si potevano chiudere in camera, sono rimasto traumatizzato, quindi vedi mamma, papà, il papà. Invece se ragiono sul come... Sono io il responsabile, cazzarola. Come posso fare per? Poi ci sono delle tecniche proprio di riorganizzazione dei processi mentali che sono molto vicine ad un processo di autoipnosi proprio, di riprogrammazione mentale. Se per esempio io ho un'immagine che mi continua a tornare in mente e mi fa paura, io quell'immagine posso modificarla. C'era una signora che... ha lavorato con me in consulenza individuale per un po' di tempo e dopo un bel po' di tempo mi ha confessato che aveva paura delle scale mobili.
delle scale mobili, quelle ripide. Allora mi ha detto: Simone, c'hai presente questa scala mobile che sta lì, 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 lì? Io ho paura. Ce l'ho portata e lei la guardava impauritissima, questa scala mobile. Io devo salire lì, mi diceva. Io dicevo no, se vuoi sì. No. Quindi lei aveva paura dell'immagine mentale che si era creata. Perché se stai lì davanti a una scala mobile e dici devo salire lì, e io ti dico no, ah, se vuoi sì. Perché evidentemente lei evoca dentro se stessa un'immagine che le crea un'emozione. Allora noi, se capiamo qual è questa immagine e la andiamo a modificare, noi modifichiamo l'emozione. Vi faccio un esempio, proprio semplice, semplice, semplice. Pensate a una persona che vi sta davvero sulle scatole, che quando la vedete vi sta proprio sulle palle, scusate la parola sulle. Ce l'avete? Sì. Ce l'avete tutti? Ce l'abbiamo. Ora pensate a questa persona, come vi fa stare se pensate a questa persona? Certo, certo, certo. È gratis. Allora, pensate a questa persona. Ora, notate come vi fa stare pensare a questa persona. Vi fa stare bene o poco bene? Ora, pensate a questa persona con una mutandina rosa in testa. Poi pensate a questa persona che diventa piccola, 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 si rimpicciolisce, diventa proprio una formica ai vostri piedi e la schiacciate. Come vi fa stare questa dinamica mentale? Se ci siamo auto appeso. Ah! Ah! Ora, è un piccolo esempio per farvi capire come funziona la mente. Questo processo può essere applicato a tantissime situazioni, anche abbastanza complesse. La dinamica è questa, si chiama ristrutturazione. Perché? Perché funziona? Perché un'immagine è composta da dei disegni, può essere composta da dei suoni, queste sono le note, da un audio, per esempio la maestra che ti dice sei un cattivone, ti ha devastato per i prossimi 30 anni, quindi da audio, da suoni, da immagini, tutto questo elaborato appunto in un, diciamo, in una dinamica mentale che sta dentro la tua testa, che in questo caso non è una testa e basta, è una testa di qualcuno, tutto questo, se viene, diciamo, stravolto con, diciamo, il principio del vuoi la minestra? Mangiati sta minestra. E sapete la storia del... del imporre, no? Mangiati questa minestra. No, sapete la storia della minestra, del fatto che poi quello, uno voleva per forza la minestra, diceva vuoi per forza la minestra, ti ci sputo dentro, mangiala. Allora andiamo a sputare tra virgolette in questa minestra, rovinandola, rovinando l'audio, modificando il suono, mettendo una mutandina, rimpicciolendo, svanisce il cordone emotivo che ti creava l'emotività. Io modificando questa immagine spezzo questo e modifico l'emozione. Lo avete provato? Con la persona con la mutandina in testa, rimpiccolendo e schiacciando. Non avete provato questo? No, io schiacciando ho provato. Ok, e allora significa che non la devi schiacciare. Significa che al posto di concludere in quel modo fai una cosa che ti fa stare meglio. Esatto, perché non è per tutti la stessa cosa. Cioè, la cosa bella è che non è per tutti la stessa cosa. Qui hai una libertà di espressione totale. Io ti ho fatto un esempio per portarvi a far capire il processo di funzionamento generale. Però poi ognuno deve capire qual è la cosa. Io, per esempio, sapete che faccio? Sarà per il lavoro? Quando c'è una cosa brutta che mi rompe le scatole, faccio questo. C'è più nulla. Io giro la pagina. E se c'è qualcosa che proprio mi turba, ma mi turba, mi turba, mi turba, quando giro la pagina non se ne va. E allora faccio veramente questo. Me la sradico come se fosse un polipo, più volte, perché mi ritorna. Sapete la cosa bella qual è? Che pure se ti ritorna, ci metti un altro secondo per toglierla. E se ti ritorna, un altro secondo per toglierla.
Hai bisogno di toglierla per 40 volte? Sono 40 secondi. E se torna dopo un giorno, in altri 3 secondi la rilevi. Fino a quando, in un tempo eccezionale, il tuo inconscio capisce, e gliel'hai detto così bello, che non hai più bisogno di quell'immagine. E il tuo inconscio lo fa. Lo capisce, perché glielo fai proprio capire. C'era una persona, credo fosse... Rinizia. C'era una persona, credo fosse Bruce Lee, che in pratica diceva di immaginare... Di scrivere, diciamo, tutti i pensieri negativi su un foglio di carta, poi di immaginare di bruciarlo questo foglio di carta, quindi di andare ad eliminarli poi. Sono esperienze, come vi dicevo prima, di successo prese da varie persone che le hanno testimoniate, come Slash qui, Bruce Lee, sono casi di eccellenza che sono riusciti a capire come fare delle cose. Se io studio l'eccellenza, divento eccellente. Se io studio le strategie di eccellenza nel business, io divento business eccellente. Se studio l'etica, io divento etica. Se studio l'alimentazione sana, divento alimentazione sana. Cioè, dipende da voi. Si può fare la stessa cosa, cioè del togliersi il pensiero, diciamo, di dosso, quando invece è, diciamo, di essere un pensiero che viene dall'inconscio, dalla parte emotiva, è un pensiero razionale, che è la veste del censore, ad esempio, come allora, ho detto scusa, ieri. Me la puoi un attimo ripetere questa sì, cosa? Sì, cioè, che non se ti ad esempio se il pensiero che ci blocca, ci ostacola, ha la veste del censore, cioè quindi di una parte estremamente razionale, è possibile utilizzare questa tecnica per diciamo toglierci di dosso quegli aspetti troppo razionali, troppo... Come no, sì. Allora, praticamente la metafora del genio della lampada è proprio questo. Cioè il genio della lampada sei tu e la lampada sei tu. Se formuli dei desideri a te stesso in modo... con un linguaggio che comunque è corretto, il tuo inconscio te li realizza. Ovviamente io devo usare il linguaggio corretto, perché non posso dire non avere l'ansia, no, questo significa linguaggio corretto. Se poi a questo io ci aggiungo una forte motivazione, una forte emozione, perché ad esempio immagino come posso stare bene in quell'altro modo, allora io ho donato al mio cervello una strategia e la motivazione per farlo. Ed il mio inconscio non può non farlo. Queste sono tecniche di comunicazione con l'inconscio. È roba da ipnotisti, eh? È roba complessa da fare, ma è così semplice anche perché la fate al contrario. Cioè... le persone fanno già tutto questo, però lo fanno contro se stessi. Utilizzano la cosa al contrario. Ma è vero, pensateci un attimo. Dovete invertire il processo. Cioè io definisco le persone, molto spesso dico, ma come tu, è come se avessi l'opportunità di andare in soffitta, quindi sai fare le scale per salire, poi non sai più riscendere. Le persone fanno tutto questo al contrario, contro se stesse. Quindi è facile, perché già sapete farlo. Dovete invertire il processo, cioè al posto di farlo col negativo lo fate... Noi quando pensiamo a qualcosa di brutto la ingigantiamo. Le persone che hanno l'ansia dicono, oddio, mio figlio non torna, sono tardi, è andato sotto la macchina. Ha fatto lo stesso della mutandina in testa, eh? O no? Al contrario. Vai. C'è la signorina qui, bionda. E il microfono è giunto. C'è qualcosa che con l'ipnosi non può essere risolta o gestita? Beh, certo. In che area? A livello di sviluppo personale, cioè, per esempio, emotivo. Non puoi diventare bruna con l'ipnosi. No, ok. No, a livello di sviluppo personale. Un'altra cosa che non riusciamo ancora a fare è aumentare il conto in banca delle persone con l'ipnosi. No. A livello personale, con le sperimentazioni che sono state fatte, i risultati sono stati veramente strabilianti.
solo in alcuni casi di malattie gravi, 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 gravi e terminali non si è giunti a un risultato spettacolare, ma si è giunti ad esempio ad un abbassamento del dolore pazzesco, quindi comunque... va bene. E, quindi comunque si è avuto un risultato, però erano casi molto, molto gravi. E, però l'ipnosi non la dobbiamo considerare come qualcosa che salva. Cioè vi faccio, io faccio sempre questo esempio. Ho un cugino che suonicchia la chitarra. Allora è venuto da me e ha detto: Simone, tu che fai ipnosi? Ti piace tanto Slash? Cioè, non potresti farmi qualcosa e fare in modo che io possa suonare la chitarra come Slash? E allora io gli ho risposto: ok. Quanto, sapendo Slash quanto suona e quanto si è esercitato, proprio le ore, perché le dichiara, ho detto, Davide, mio cugino si chiama Davide, e tu quanto suoni? E lui mi ha detto, ma diciamo una, due ore. Ah, beh, una, due ore al giorno, no, alla settimana. Quindi calcoliamo due ore al week, alla settimana. Qui vi sto introducendo proprio la motivazione e l'organizzazione. La motivazione. Due ore al week. Ora Slash suona 8 ore al dì. Ora voi mi dovete fare, per cortesia, un matematico. Ci sarà un calcolino col telefonino. Mi dovete fare i calcoli e quindi l'equivalenza di un anno di Slash... a quanto è uguale a tot anni di Davide. Mi dovete fare questa equivalenza. Cioè Davide, per raggiungere un anno di Slash, quanti anni deve suonare? Con questa differenza. 4 ore sono per Davide. Allora, quindi Davide suona 104 ore all'anno, giusto? Slash, quante ore suona in un anno? Quindi? 2.900 ore. Dobbiamo essere precisi, eh? Qua? 2.920. Quindi 2.920 rispetto a 104 ore. Ora mi dovete fare un altro calcolo. Di quanti anni ha bisogno Davide per arrivare ad un anno di Slash? Perché vi rendete conto che ci sta un divario pazzesco? 104? Sì. Cioè questo è un anno di Slash, questo è un anno... 28 anni. Quindi 28 anni di Davide sono un anno di Slash. Io penso di aver detto tutto. Quindi se credi in qualcosa investici tempo. Perché con tre anni di Slash, si è estinto Davide, o no? Quindi questo che significa? Significa che in realtà Slash quando suona va in trance, è un'ipnosi per lui, perciò riesce a stare 8 ore senza dire oddio oggi sono stato 8 ore al lavoro, cioè non so se mi spiego. Eh sì, cioè va in un flusso creativo, no? Ma anche il mio è un flusso creativo, mentre vi sto parlando io vado in flusso creativo, cioè non mi è pesato, sono volate queste ore per me. Per voi vi faccio una domanda, sono volate o sono state pallose? Quando stavate alle elementari, voi avete fatto 4 ore oggi con me, no? Alle elementari facevate 5 ore, un'ora in più, erano uguali? Ecco, questa è la differenza tra fare il lavoro in un certo modo e in un altro. Lo percepisci tu diversamente, lo percepisce l'aula diversamente. Perché c'è un'interazione tra lei, voi e noi. Diciamo. Possiamo darci del lei. Diamoci del tu, cioè, diamoci del tu. La scuola si sta lì, bisogna ascoltarla, ma è la motivazione. La motivazione anche. Perché mentre lui è in posto di piantare il seme, di piantare
vi ho inseminato. Come obiettivo quello di insegnare, quindi cioè, si impone proprio in una maniera diversa nei confronti della classe. Ma è anche una questione di tematiche, quello che vi dicevo prima, cioè essere strategici. Io non sto facendo l'insegnante di storia, perché altrimenti magari vi avrei annoiato, anche se un buon insegnante di storia vi avrebbe affascinato. Quindi sono anche le tematiche, per esempio io tratto delle tematiche che sono proprio interessanti, perché cavolo, ti fanno capire come funziona la testa, come funzionano i principi che ti riguardano quotidianamente. È un lavoro che chiaramente ho scelto prima di tutto per me, perché mi appassionava conoscere queste dinamiche. E quando le insegno queste dinamiche provo ancora più passione, perché riuscire ad esprimere questi concetti che spaziano da tematiche molto differenti, perché se noi volessimo, io non l'ho toccata tanto la medicina, cioè tutto quello, la fisica dei quanti, la scienza dei quanti, cioè noi andiamo a toccare a 360 gradi delle tematiche che noi abbiamo parlato di psichiatria oggi, lo sapete? Noi oggi abbiamo trattato in buona parte in modo molto, diciamo, ma no, non è anche tanto superficiale, perché abbiamo preso proprio dei concetti pratici che vengono dal mondo psichiatrico però, eh? Quindi immaginate se avessi trattato queste tematiche in modo diverso. Allora, questo vi dico questo per quale motivo? Perché bisogna che voi capiate qual è il vostro stile. Io in questo modo mi diverto. Se avessi dovuto fare un convegno medico mi sarei annoiato. Quindi dovete capire qual è il vostro stile quando fate qualcosa. Dovete fare in modo che quello stile vi autoalimenti. Questo è interessante. Altre domande? Comunque io penso che poi nel pomeriggio staremo ancora insieme, perché il maestro Raucci farà un intervento, però poi ha detto che mi lascia di nuovo la parola a me, quindi purtroppo mi sorbirete anche un po' il pomeriggio, oltre a ieri, e quindi nel pomeriggio avremo modo di parlare di qualcos'altro, insomma. Perché il maestro Raucci poi si stanca dopo un po' a parlare... Grazie dello sconto. Vabbè, volendo calare tutti questi discorsi che abbiamo fatto nel management, quindi in situazioni aziendali, sono tematiche che abbiamo trattato finora in fondo, quindi oggi abbiamo un po' effettivamente trattato tematiche per noi fino ad oggi sconosciute, quindi siamo andati da tutt'altra parte rispetto alla linea che abbiamo seguito quindi finora. Quindi volendo calare quindi anche l'ipnosi, la trance in contesti aziendali, in che modo cioè, si potrebbe quindi utilizzare questo strumento per implementare e migliorare il contesto aziendale? Allora, un'altra lezione. Questa è un'altra lezione. In due parole, voi avete parlato delle tecniche utilizzate in azienda fino ad ora, probabilmente. Oggi abbiamo parlato di come ragiona il manager di successo. Cioè la persona che riesce a coordinare tutto in modo strategico. Ma voi avete fatto il modulo sul problem solving? Sì. Problem solving significa utilizzare... Cioè io adesso non so come l'avete trattato, ma problem solving... Ok, cioè, allora, perché queste tematiche sono inerenti al management? Perché? Perché se io non ho un livello superiore, io non posso fare il manager, perché il manager è un lavoro impegnativissimo. Io conosco dei manager che lavorano tantissimo, io sinceramente come lo fanno loro non lo farei, però loro lo fanno, dormono 3 ore e riescono a compensare queste 3 ore di sonno, cioè le altre che mancano, perché vanno in trance, durante la giornata vanno in trance. Allora andare in trance significa che in 20 minuti tu recuperi
4 ore di sonno, cioè più o meno è questa la proporzione. Io stesso una volta sono andato in trance la sera, verso le 8 e mezza, le 9 di sera, in una trance profonda che mi sono autoindotto, non ho dormito più tutta la notte. Perché dopo sono stato un'ora e mezza in trance, e quest'ora e mezza in trance, cioè per me, non ho preso più sonno poi la notte, perché mi sono così riposato, così rigenerato, che di conseguenza non avevo più voglia di dormire, ero attivissimo nel letto, mi sono alzato e mi sono messo a scrivere. Riuscire ad avere la capacità di contestualizzare gli eventi in modo diverso è qualcosa che ti aiuta a fare, ad esempio, una comprensione che viene dall'autoipnosi. Perché, voglio dire, se io sono un manager che considera le cose da un solo punto di vista, e qui ritorniamo qui, a questo giochetto, significa che io non ho la capacità di fare una buona analisi dell'ambiente, e quindi probabilmente andrò in una direzione che è verso il fallimento. Oggi vedremo la metafora del direttore d'orchestra, perché il maestro Raucci è un direttore d'orchestra. Il direttore d'orchestra che fa? Nessuno lo sa. Dai tempi. E basta. Allora, il regista che fa? Allora, vedete che il regista deve essere un esperto di fotografia, di macchine da presa, di luce, di tempi, di sceneggiature. Il manager per me è uguale. Il manager non è un contabile, ragazzi, perché il manager gestisce risorse umane, inventa business, deve gestire se stesso, perché il manager non si può ammaladulcera per lavorare, o no? Quindi deve avere un livello di conoscenza globale. Io provengo da un mondo in cui questo tipo di formazione era fatta ai massimi livelli delle aziende. Quindi questa è la risposta reale. Questo tipo di formazione che state facendo voi e che mi chiedete ma come la applico, fino a 10 anni fa era prerogativa degli amministratori delegati, dei presidenti delle grosse aziende, delle grosse multinazionali. Oggi noi la stiamo portando al popolo, la stiamo portando nelle aziende ai dipendenti. Ma era un tipo di cultura, un tipo di formazione che si andavano a prendere ai vertici. Non so se mi spiego. Cioè Berlusconi, con queste tecniche, ha vinto le elezioni. Ok? Utilizzando degli stratagemmi, e io li ho riconosciuti uno ad uno. Tutti quanti, all'epoca. Tutti. Renzi, con le stesse tecniche, ha vinto le elezioni. Uguali a quelle di Berlusconi prima. Guardate Renzi come comunica, guardate come ristruttura i contesti, le frasi, come utilizza il linguaggio, guardate il modo in cui si pone e poi guardate Bersani che non le utilizza. Cioè, guardate che Bersani è riuscito a perdere le elezioni in un modo spettacolare, eppure ci è riuscito. Se utilizzava un minimo di queste tecniche non le avrebbe perse. Io non c'era Merkel, non ho mai visto una cosa che ho visto ieri, e cioè tutti erano in camicia. Cioè, vuol dire, è stato probabilmente Obama il primo a utilizzare la camicia con le maniche rimboccate, poi Renzi ha vinto le elezioni con le maniche rimboccate. Nel un consiglio europeo, non ricordo di cosa si trattava, erano tutti quanti in maniche camicie bianche. Sì, però io lo facevo prima, te lo giuro. Sono certo. Perché fa caldo. Quindi. Sono certo. Allora, sì, il discorso è questo. Noi, come popolo mondiale, siamo un branco di pecore. Perché? Mondiale. Perché non fa sta cosa? Perché purtroppo noi andiamo per coping, noi copiamo. Infatti, cioè, se ci fate caso, questo è il motivo per cui ognuno di noi è vittima dei brand.
ci fanno credere che quel brand è figo e tutti quanti ce la dobbiamo andare a comprare. Questo si chiama pecorame. Pecorame. Allora, chiaramente, quando emerge qualcuno che porta il proprio stile, che magari è veramente uno stile di comodità, cioè io in valigia ho messo il vestito, giacca e cravatta. Poi ieri sono venuto a fare un sopralluogo, ho detto non è il caso che mi metta in giacca e cravatta, anche perché l'aula è così simpatica, a parte lei, insomma. Quindi, scherzo. Fa pure caldo, quindi amen. Allora, che succede? Succede che poi queste cose creano appunto un precedente e vengono copiate. Però questo precedente può essere creato solo se si ragiona fuori dallo schema. E qui torniamo al discorso che il manager che sa ragionare fuori dallo schema deve avere una visione abbastanza generale per poter ragionare fuori dallo schema, per poter essere creativo. Io quando ragiono fuori dallo schema trovo delle soluzioni che altrimenti non troverei. Io quando ragiono fuori dallo schema, io per dire io che ragiono fuori dallo schema, quando lo faccio utilizzo i miei macchinari per produrre qualcosa che oggi le donne usano, anziché fallire, no? Il discorso delle calze di ieri. Io quando ragiono fuori dallo schema posso essere un imprenditore senza scrupoli e ti faccio pagare qualcosa che già paghi, l'acqua. Cioè questa è tua, io la imbottiglio, è geniale come idea, è un business spettacolare. Questo è uscito fuori dallo schema, ha rotto anche lo schema, anche, oltre a un'altra cosa. Noi oggi siamo, perché siamo fessi, perché siamo un gregge di pecore, dipendenti da questo. Voi bevete l'acqua del rubinetto. Brava, brava, brava. Allora, capito? Che fanno? Ci dicono l'acqua è inquinata, quindi non puoi berla. E allora la gente che fa? La va a comprare in bottiglia. Eh? Ma si rimane, questa è l'acqua della fontana, non bevono. Voi non si. Quindi vi rendete conto? Vi rendete conto di cosa significa? Perché allora. Tutto il mio lavoro è incentrato sull'ampliare la coscienza, su allargare gli schemi mentali, su fare in modo che le persone sappiano ragionare in modo autonomo. Poi possono fare gli imprenditori, i commessi, o i genitori o qualsiasi altra cosa. L'importante per questo tipo di formazione è dare una base sostanziale affinché tu possa avere le spalle, la preparazione, la competenza per poter usare la tua testa, non quella degli altri. Cioè questo è il tipo di lavoro che facciamo e che chiaramente, cioè, a un livello manageriale è richiestissimo, perché immagina se il dipendente parlando con l'imprenditore se lo mette nel taschino, eh? Che succede? Se l'imprenditore dice qualcosa e il dipendente ristruttura contestualmente o riesce a fargli girare l'angolazione, la prospettiva, e l'imprenditore là si trova che deve rifare la stessa cosa. Cioè, quindi sono tecniche, ad esempio sono tecniche utilizzate tantissimo dai venditori, queste qui. Questo tipo di conoscenza è usato tantissimo dai venditori. Quindi, chiaramente noi oggi non abbiamo parlato di come fare un bilancio. Ma perché come, cioè, non avete bisogno che ve lo venga a spiegare io come fare un bilancio. Cioè, il mio ruolo oggi qui è quello di inquadrare e darvi degli strumenti che vi aiuteranno un pochino in tutto quello che fate, non solo in un'area, in tutto. Per questo si chiama sviluppo del potenziale umano, cioè riuscire a rialzarsi dopo le cadute, avere la capacità di inventare, di fare strategia, di gestire i propri stati d'animo, sono caratteristiche che chiaramente l'imprenditore deve avere, ma le deve avere ognuno di voi, anche se fa la casalinga, perché la casalinga, come l'imprenditore, gestisce delle risorse umane, solo che
le risorse umane dell'imprenditore sono estranee, quelle della casalinga sono i figli, cioè sono le risorse umane a cui tiene di più. Quindi vi rendete conto che alla fine questo, dal mio punto di vista, è un tipo di formazione che si dovrebbe fare dalle elementari in poi, per tutti. Ti aiuta proprio ad avere una marcia in più, questa è la verità. Non so se ho risposto. Ok, vogliamo andare a pranzo? Nel pomeriggio continuiamo con le domande, dai, vedo che forse ce n'è qualcun'altra.